Ok. Sì. Ok, lo sentite bene, Urien? Ma l'audio di gioco, quello che fa tutun tutun, tsh, lo sentite bene? Tipo il sassofono che suona? Perché io nel VOD non l'ho sentito benissimo. Grazie, Nog, caro, grazie. Ti piacciono le avventure grafiche? Sì, ok. Ti piacciono, Nog, le avventure grafiche? Plutonio. Comincio subito a prendere questo plutonio che mi carbonizza subito. Ok, perfetto. Ah, vediamo un attimo che dice del plutonio. Gli altri Una oggetti fiala sono di plutonio spariti. liquido. Non diciamolo troppo forte o ci ritroviamo contro gli americani in un Ah, attimo. ok, va bene. Oh, il buon Nefgio. Nessio anche al Carnefgio. Lo andiamo a seguire. Che si sta pian piano avvicinando all'affiliazione. Com'è andata la live, Carnefgio? Grazie, grazie. Andiamo a seguire. Molto, perfetto, Nog. Sono contento che ti piace. Intanto qui c'è sta un King Kong che c'è il Death Note. Urien, l'hai visto Death Note? King Kong che Ovvio, fuma ovvio. una pipa, seduto trionfalmente sopra Godzilla, Ah, sopra presumibilmente Godzilla. da lui stesso sconfitto, e con un Death Detto. Note tra le mani. L'ha sconfitto a. L'ammontare di epicità di questo carro allegorico è impossibile da Infatti, in quantificare. effetti. C'è anche un Terminator Aspettavo. qui. Mi sembra un Terminator con un corpo Esatto. sbagliato. Ok, King Kong. No, è saltata la luce, Nevgio, mi spiace. Succede anche agli streamer migliori. Gran cassa. A te è successo? Ah, No, i Nevgio. Cynic, li ho già sentiti. No, dico, che a te è successo? Sì, a voglia, soprattutto quando c'ho ospiti a casa e si mettono tutti a usare i, come si chiama, gli scaldini. Forse nella mia seconda vita, cioè voglio dire La nella terza, terza. non so se ci sarà una terza, in effetti. Quella gran cassa c'è il simbolo Ah, del gioco, ah, degli degli sviluppatori. sviluppatori, Ok, sì. sì, Nick Games, ok. Qui c'è un apri, però prima che andiamo via, vediamo se dobbiamo fare qualcos'altro. Quella cabina lì invece, a fianco al Pila Terminator, ci ha fatto stilo, caso? aspetta, c'è una pila stilo qua. Una che? Una cabina. Esatto, non di bene c'è scritto una Suicide. cosa? Esatto. Ah, che è una citazione tipo chi è? Futurama? Di No. esatto, Futurama esatto. c'aveva i cosi per il suicidio, sì. Ah, Esatto. ecco, vedi, Fegio, tutti così, eh. Salumi andati a male. Sembrava un pesce, a me invece è un cosciottone Forse quei andato salumi fungevano da esca per un pterodattilo, altrimenti tutto questo non ha minimamente senso. a male. Ok. Ah, Beh, ma a riesce ad giudicare dalla annusare senza puzza, il naso? periodo storico non sarebbe poi così inverosimile. Posso prenderli? Dopo essere morto per colpa di una prugna, ricrepare per colpa di una fetta di salame avariato mi sembrerebbe Infatti, eccessivo. ricordiamo che è morto per aver assunto. Per aver mangiato una prugna. Oh, il buon Samu, un SO al caro Samu. Tutto bene, caro. Stiamo oggi una live defaticante. Volantino. Dovrei prenderlo davvero, così saprei cosa lasciarti sui terci cristalli della macchina. Ah, sì. Slenderman, Ah, Slenderman ovunque. Slenderman. Ok. Idrante. Luogo un po' insolito per un idrante. Sì, come no, vorrei proprio vedere te al mio posto, Hulk rachitico dei miei stivali. Così, perché? Che c'è sta qua? Non capisco. Che idrante è? Unstoppa, buono, mi sa tanto pure dei film, pure questo. Okay. Se avete qualche citazione, ragazzi, ditela pure, perché pure guerra qua, un po'. Gatto della fortuna. La vera fortuna è che ci fosse lui ad attutire la caduta. I gatti non smettono mai di darti motivi validi C'è per un amarli. distintivo. Chi lo sa se. Dove è il distintivo? Ah, qua. Boh. Ci ho fatto caso adesso, perché Grazie per mentre giocavo non l'aiuto, l'avevo mai adorabile visto. micione. Vista adesso. Ma tu guarda com'è cordiale. Fa persino ciao con la zampetta. Manco si muove, veramente. Armadio. Non posso credere che abbiano buttato via il mio armadio. Ok, abbiamo visto tutto, mi pare. Andiamo a destra. Ah, c'è qualcos'altro qua. Apri la stoppable. Niente da fare, è chiusa. E credo di immaginare chi abbia le Il chiavi. tizio. Ah, il tizio che ci ha fermato a inizio di questa sessione. Che gioco è questo? The Wardrobe. È un'avventura grafica, tra l'altro, italiana. Oh, Alex, così. Così. The botto. Buon pomeriggio anche a te, Alex. Un SO. 50 SO ad Alex. Ciao, Seguitemi zietto. tutti. Tra l'altro, Alex e Nog, dovete conoscervi. Alex e Nog, siete i miei Roma.
romani fratelloni siete. Tutti e due. Poi vai, assomiglia pure la voce come quando parlate. Oh. Alex e Nog, seguitevi subito. Nevge, mom. Dovete incontrarvi. Seguitevi, seguitevi. A me c'ho i fratelloni, c'ho i Deki, Alex e Nog, sono i miei fratelloni di Twitch. Sembra una mappa della zona. Cavolo, siamo finiti sul mare. Ne ha fatta di strada quel furgone. Ok. Ma devo raccogliere la cosa. A giudicare da questo cartello, sento che sarò il benvenuto. Sicuramente. Il custode non ne sarebbe molto contento. Non importa. Ah, ho preso la mappa, niente, vedi? Niente male quella mappa. Ah, il tutorial è tornato. Sapevi che puoi aprirla in qualsiasi momento premendo il tasto M o selezionandola dall'angolo in alto a destra dell'inventario? E tu che ci fai da queste parti? Non sarai una specie di stalker, spero. Figurati, sono solo onnisciente. Ah, caspita. Non intendo disturbarti ulteriormente. Buona fortuna con quell'armadio. Ma forse ci aiutava un essere onnisciente in questo gioco. Ok, abbiamo la mappa, raga. Carina che è tipo disegnata a pastello. Mi verrebbe da dire. Sì, c'è anche Urien, parla poco ma ci sta. Si prende 5 minuti di pause per dormicchiare. Salve! Non è ciao la prima Alex, volta come che stai? Tenti di farmi rovistare nei rifiuti. Ma che razza di strane perversioni hai? Raccoglie, raccoglie. Spazzatura, spazzatura e spazzatura. Ehi, soldato, aspetta soldato. Un attimo, questa pila potrebbe servirmi. Ah, vedi. A quanto pare Babbo Natale è arrivato in anticipo quest'anno. Babbo Natale. Ci abbiamo due pile adesso. Posso rovistare ancora? Non esageriamo, Babbo Natale viene solo una volta all'anno. Ok. Una pila carica, dite che... Ok, andiamo dentro. Ehi, ragazzino, sei svegliato finalmente. Potevi spezzarti l'osso del collo, sai? Ah, qui cominciamo con... Cominciamo con le citazioni. Ah, Chompy non so chi sia, anche se mi sembra di averlo già visto. Questo è quello di Crash Bandicoot, Aku Aku. La mandragora di Harry Potter che urla. Sì, sì. Il trono di spade con varie cose. Ho brutti ricordi di quella mandragola, ecco. Mm. Poi abbiamo, questo è de fantasia della Disney, mi sa, tipo l'apprendista stregone, sì. Questo è qualcosa di Harley Quinn e Batman, possibile, qualcosa... Boh, lo ricordo quello, ma l'avevo visto. Oddio, questo, gli aerei di Tom Riddle, pure questo è di Harry Potter, sì? Sì. Quando sì. Impugnala, questa è una lumacofono, non so che cosa sia. Vabbè. Dovrebbe essere quello di One Piece. Però. Non mi sembra proprio lumacofono, è una lumaca qualsiasi, sembra. No. Ok, cominciamo dal ritratto di Chompy. Dimmesdale ha indubbiamente la miglior mascotte al mondo. Ma è tipo la mascotte delle cose universitarie. Chompy, Chompy delle mie brame, chi è il più bello del reame? Chompy, Chompy. A parte te, ovviamente. Chompy, Chompy. Allora, vabbè, pentagolo, aiuta. Fa cose strane il custode qua. Da quel che so potrebbe essere usato per evocare demoni o persino per riti satanici. Spero di non sbagliarmi. Tu, Urien, quando hai giocato a questo gioco, mettevi come categoria The Wardrobe o The Wardrobe Ever Better Edition? Non ricordo. Sai perché te lo chiedo? Perché magari i sviluppatori ci troveranno mettendo l'altra categoria. Vuoi davvero farmi parlare con un simbolo dipinto a terra? Bentornato, Delix. Quando attraversi la strada chiedi forse il permesso alle strisce pedonali? Papillon spruzzacqua, sembra interessante. Ok. Grazie, Tufesis. Ne so a Tufesis, per favore. Il diario di Tom Riddle, lo posso... Avrei voluto vedere come te la saresti cavata se questo Horcrux fosse stato un Nokia 3310, caro il mio Nokia Potter. 3310 perché non si rompe in nessun modo, caro il 7 Potter. Libri e 8 film non ti hanno insegnato niente. Infatti. Ok, la mandragora, che dici? Ecco, 3 miliardi di quella voce stridula mi fa accapponare la pelle. Poraccio. Le ossa. Povero Tufesis. Mannaggia, tutto sto tempo. No. Ma pure Nevge. Vabbè, non lui per un altro motivo. Cosa c'è che non va? Sto senza. Vorrei vedere se strappassero a te la terra da sotto le radici. Tecnicamente mi hanno strappato la vita dal corpo, ma non ho fatto mica tutto questo casino. Due fantagenitori. Che cosa?
La capra, la capra. Ah, dei fantagenitori. Ecco perché ho riconosciuto lo stile. Dei fantagenitori. Cosa c'è che non okay. va? Vorrei vedere se strappassero 5G la oggi. Terra sì, vabbè, abbiamo capito. Dannazione, Naughty Dog. Volete decidervi a sviluppare un nuovo Crash Bandicoot? Ma l'hanno sviluppato, infatti. No, le remastered non valgono. Sì. Burdga. 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 Sandokan. Ostraga. Ostraga. Sì, insomma... Assorta. Assorta. Devi essere un po' più chiaro anche tu, eh? Burdga è bellissimo, Rasoda. Burdga. Burdga. Sandokan. Burdga. Ostraga. Sì, insomma... l'ho fatto assorta. Ridire, ti ho letto devi il pensiero. Devi essere un po' più chiaro anche tu, prima volevo risentire, Burdga. Sono domani... Ah, non è stanotte, ma è domani Game Awards, ok. No, non li seguirò comunque a quell'ora. Starò bellamente a dormire. Vediamo questo cocktail intanto. Voglio sperare che quella sia sangria. Mm. Invece. Togliere l'alcol ad un uomo adulto? Io ucciderei persino per una merendina. Mm. Vabbè, stiamo per parlare col custode allora. C'è qualcos'altro che mi manca? Ah, ci sono le chiavi del custode che sicuramente non riusciamo mai a prendere. Ehi tu, cosa credi di fare? Devono essere le chiavi della gru. Ah, ok. Ci servono per aprire la gru. Meglio non combinare disastri qui intorno. Ma con chi diamine stai parlando? Con il giocatore dall'altra parte dello schermo, signore. Oh, rompiamo la quarta giocatore, parete. Giocatore? Schermo? Quella caduta deve essere stata più grave del previsto. Ciao, ciao Annina. Grazie per il ciao, saluto. Annina. Sei molto dolce, Annina, a passare a salutare. Come sono arrivato qui di preciso? E io cosa diamine dovrei saperne? No, intendevo dire... Chi ha portato qui quell'armadio viola? Armadio? Credevo fosse una bara. In effetti. Sono venuti due tipi di una compagnia di traslochi con un furgone carico di vecchie cianfrusaglie. Vecchie cianfrusaglie? No, per niente, Delux. Ho bisogno di quell'armadio. Non vivo in mezzo alla spazzatura per divertimento. Se vuoi qualcosa, devi pagare. Ah, ok. Ma io non ho un soldo. Quanto ho perso vuoi le esattamente? Penne. Sono facciamo sempre detective, così. Ma ho perso le penne, Arthur. Se mi paghi ecco le la Zeldina. Zeldina e Anina insieme, ragazzi. Qua potrei anche svenire dall'emozione. Senza far scomodare te. Ti scheletrozzi. E se io usassi questi scarponi per prendere te a calci. Uno stream. Certo, detox. C'è anche i boomer, sono stata la coppia più bianca-azzurro del mondo, è vero. Vedi, sono entrati insieme, Un giorno avremo anche Alex in vocale, facciamo il trio bianco-celeste. Cantiamo l'inno? Tutti gli SO a tutto il mondo sa fa tu fai da chiunque respiri. Cantiamo l'inno? Dovevo fare una volta. Grazie per avermi soccorso. Non fraintendermi. Della tua salute non mi importa affatto. Volevo solo essere sicuro di non ritrovarmi con un marmocchio stecchito fra i piedi. Allora non dovresti proprio rivolgermi la parola. Hai detto qualcosa? No, lascia stare, farneticazioni post-trauma. Forza Lazio. Tutti meritano questa emozione dell'SO, intendi tu, Fesis. Vedo che ami la magia nera. Vedo che ami la magia nera. Sei da Harry una Potter specie pure. Di stregone. C'è Tom Riddle. Non mi piace quel tono. La magia nera forse non è una cosa frivola o insulsa. Mm. È una vera e propria arte. Certo, forza Palermo. Non ho pensato neppure per un momento. Forza il Lazio. E il cappello a punta con le stelline lo metti mai? Alle feste di compleanno. Certo che sei proprio alto. Mio nonno mi metteva gli steroidi negli omogenizzati quando ero piccolo. Cosa che nonno è? Ok, ho proprio detto una stupidaggine stavolta. Guarda che parlavo sul serio. Illazioni, meglio andare. Meglio che vada, ci si vede in giro. Vedi di non combinare altri danni. Allora, questo qui c'ha le chiavi. Noi abbiamo un papillon spruzza acqua. Ora che ci faccio caso, la pipetta è forata. La pipetta è forata, quindi dobbiamo pure riparare la pipetta. Non credo che così faccia. Tonà è sempre il numero uno, sì, Tonastro ovviamente. Però non gli dare troppe arie, Zeldina, a Tonastro, perché poi abbandona i boomers, come i grandi musici, gruppi musicali, no? Quando uno è troppo famoso, poi abbandona. Capito? Per il bene dei boomers, devi tenerlo, sennò poi Arthur... Come fa? Devi trovare un altro cantante, poi. Allora, quindi dobbiamo prendere le chiavi d'artizia, non penso che ci abbiamo già gli oggetti per fare una cosa del genere. Andiamo ad esplorare ancora dove possibile. Già il fatto che c'è una mappa, ho paura che esploreremo tanta di quella roba, avremo tanti di quegli oggetti e non sapremo che cosa farlo. Ci proviamo. Col calcio, ovviamente, siamo dei... Meglio aspettare che faccia buio quando i ragazzi si saranno trasferiti. Ah, perché è Halloween oggi. L'aveva detto l'altra volta. Ok, aspetta proprio qualche ora più tardi.
Così ci passiamo per travestiti da scheletro, insomma. In uso. Via libera. La cabina del suicidio è in uso, ragazzi. No. Wow, un party all'americana. Ecco. Oh. Oh, perfetto. Allora, cassetta delle lettere. Forse sarebbe il caso di ritirare la posta di tanto in tanto. Ok, abbiamo preso pure la posta di qualcun altro. Lettera d'amore. Ti amo. Perdonami, ma non riesco davvero a iniziare questa lettera diversamente da così. Sei tutto per me, lo sai? Da sempre. Comunque è firmato, quindi possiamo darla a chiunque, penso. Forse gli streamer accontentiamo tutti, sì. Fortunatamente, grazie a questi, One Direction sono sciolti. Perlomeno una volta una cosa buona è capitata grazie al successo. La mia ironia, mi dispiace, mi fanno dei One Direction. Io, Taro, mi dissocio già di quello che dirà il quarterback. Non so come si scrive, ok. Sarò attento al quarterback. Diciamo, sei tutto per me, lo sai, da sempre. Dal primo momento che ho incrociato il tuo sguardo, so che sarà così per sempre. Ed è per questo che non voglio passare una singola notte ancora senza saperci legati indissolubilmente l'uno all'altro. Sposami. Va bene. Taruzzo, ma mi dici queste cose così in live? Sono emozionato, sì. Era per l'iglietto, ovviamente. Aspettate un attimo. Ma che mi scrive l'iglietta su WhatsApp, ok. Ti ha sentito? Stai dedicando sì, no. La lettera. Infatti, che stai facendo? Oh, il buon VR, bentornato, caro, come stai? Bentornato, caro VR. Come vuoi essere chiamato? VR in italiano o VR? Tipo, come si chiama quell'affare, il VR? La parola, virtual qualcosa. L'idietta ti amo. Ah, sì, a quella la racconteremo, Derux. L'8 dicembre riracconteremo come ci siamo conosciuti io e l'idietta. Non mancate. Perché Derux già lo sa, per questo cita quello che ha citato. Commovente. Oddio, qualcuno sta dormendo, sono tipo gli spect che aspettano e faccio qualcosa, questo qui. Vorrei dire, vedete che c'è Urien lì steso per terra? È Urien. Sta addormentando, infatti, non male. Te. VR è più un soprannome. Come vuoi essere chiamato? Dimmi, scrivi... con lo spelling, guarda, poi sempre faccio le fusa. Brrr, brrr. Le fusa. Brrr. Pined addormentato. Chi era non Pined? Mi sarei davvero mai immaginato di vedere Pined con i boxer a cuoricini. È tipo un horror. Vediamo, Pined. Potrei cantargli una ninna nanna. È Razer, sembra. Ninna nanna, ninna oh, questa birra, chi la do? Canta ancora. La darò a Babbo Natale che la beve da un boccale. Che intonazione. La darò alla Befana che resta ubriaca una settimana. Grande merda. Si sa che non regge granché l'alcol. Prosegue. La darò ad un deficiente che per aprirla si spacca un dente. La berrò col mio amico scemo e nell'alcolismo ricadremo. Bellissimo. Felici sogni alcolici, Stellina. Stellina. Bellissimo. No, che... si è risvegliato dal suo torpore dell'Urk. Ok. Questa sì che è una decorazione da giardino. Altro che nani. Totally fake grave. Cioè, una lapide totalmente falsa. Questo vuol dire. Mai disturbare i morti. Ma la sigla l'ha creata Urien con la stellina finale? Questa sigla. Era riferita a te, era... E stellina? Il degrado che si raggiunge oggi diciamo stellino. Non ha davvero eguali. Potevano sprecarsi a metterli su un tavolino. Questa è quella dei Heroes, mi sa, questa. La cheerleader da salvare, se non sbaglio. Comunque, ho visto la serie TV Heroes, regà, quando era uscita all'epoca, era una bomba. Io, poi hanno fatto lo sciopero dei sceneggiatori e è diventata una monnezza alla seconda stagione. Sto gioco è geniale con delle battute, sì, è bellissimo. O l'hanno ripreso, tipo, dopo 10 anni, una cosa del genere. Sì, ma è una ciofeca. Cioè, la prima stagione era davvero, un plot prima twist. Tirava parecchio, sì. Sta a fa' questo. Nella mitologia cinese il dragone è simbolo di equilibrio e saggezza. C'è il microfono. Un talismano di queste dimensioni sarebbe in grado di porre freno alla tua proverbiale stupidità. Purtroppo per me. Shernon. Come si chiama quello di Dragon Ball? Sheldon. Dragone Sheldon. Shredder, non mi viene.
No, ma tipo la prima stagione di Heroes c'era tutta quella cosa del cinese del futuro che scombinava tutti i piani, era fighissimo. Poi dopo, boh, si è capito più niente. Manifesto. C'è scritto torta di Capodanno. Poi pure lui, il cattivo, non era so bravo, mi detto famoso. Ma sono un po' deluso. Si chiama Cyrus. Aspetta un attimo. Da quando so il cinese? Da quando so il cinese, ecco. Fa che dice? C'è scritto torta di Capodanno. Non so cosa mi aspettassi. Sono un po' deluso. Sei stato un bambino molto cattivo, per te niente torta di Capodanno. Oh, Gamerale, come stai, caro? Come vanno le live? A me piaceva la bionda indistruttibile, Taro di Ross, sì. La cheerleader, la bionda indistruttibile. Non c'era un metallaro, sì. Caro Taro, ci vuole la carota con la mia faccina quando dici caro Taro. Tarozzo bello, sottone veloce e l'urcozzo con la piccola agganciata alla gamba. Dopo è buona live, va bene. Meriti un SEO per questo. Che sei venuto nonostante la piccola ti sia attaccata. Pugnale. Sarà opera di un sicario alle prime armi. Sì, infatti, effetto. Con dei seri problemi di vista. Infatti, come fatta arrivare al pugnale? È troppo in alto, non posso prenderlo. Figurati. Qui c'è un gatto. Odio gli ideogrammi. Immagino sia la prima cosa che imparano a scrivere gli studenti di cinese. Infatti. Se ne trovo uno con scritto prendimi a calci, prometto che te lo regalo. Ok. C'abbiamo qualcosa per alzarsi un po'? No, non ce l'abbiamo. Se pari con il drago ti dice una città di alti livelli. Aspetta, andiamo a vedere. Shenron risuscita Krillin. Fai poco lo spirito. Oddio, parla. Non credevo che sapessi parlare. Sono uno Tsukomogami, un oggetto centenario. E pertanto ho ricevuto in dono un'anima. Uno Tsuko. Tu chiamami semplicemente Tsuko. Tipo, come si chiama quella streamer Tsuko? Tsuki. Lei. Allora, che dice qua? Se pari con il drago, ok. Immagino Trin che fa vicino alla piccola. No, lasciamo. Devo lurcare Taro. No, lasciami. Taro, ti metto basso basso che sto lavorando. Strilla se ti serve un tonastro, ok. Va bene. Faccio il gong così quando serve un moderatore. Sei una specie di giostra karaoke o cosa? Stai una specie di giostra karaoke o cosa? Sono un carion, per la precisione. Carion. Tramandato di generazione in generazione nella famiglia imperiale cinese. A quanto pare come tradizione non è durata a lungo. Beh, non direi. Quello alla tua destra è il primogenito dell'imperatore. Ah, ok. Potresti cantarmi qualcosa? Conosco un pezzo che potrebbe piacerti. Okay. Non metto in dubbio le tue doti vocali, ma in realtà sono più un tipo da musica. Buonasera, metal. Buonasera, cara Lidiuccia. Death metal. Ciao, Lidiuccia. Con questo abbigliamento ti sembro forse adatto a cantarti un pezzo del genere. Devo andare. Zai, Gien. Perché zicci, che vuol dire? Bungee jumping su questo topolino? Vabbè. Lidiuccia da confondersi con Lidietta, come Tonastro voleva far intendere oggi. Allora, Eremita. È la meditazione più strana che abbia mai visto. Mi scusi. Signore? Non vorrei importunarla, ma... Dannazione, vecchio, parlo con te! Il tuo non è un tono consono ad una disquisizione fra persone civili. Che bambino. Ha ragione, mi sono lasciato prendere. Ma io ti perdono. Oh, bambino. La voce è la stessa del maestro di... del dragone dei cavalieri dello zodiaco. Ah, è vero, il vecchietto. È uguale, okay, parla. Bambino. Ah, quando c'è il bambino sordo. E grazie a lui viene curato il bambino. Che cosa loro. Non pensa di essere un po' troppo vecchio per starsene in una casa su un albero? In verità dimoro qui. Seguitevi tutti, mi raccomando. 63 lunghissimi anni. Oh, mi scusi, non ne avevo idea. Non averne vergogna, ragazzo. Grazie. Ti perdono. Oh, ciao, selettivo, sì, bellissimo. Come mai questa scelta di vita? La società moderna non mi si addiceva. Il decadimento dei valori, le logiche marce del capitalismo, marcia. Le guerre generate per l'interesse di politicanti e ignavi. Ma
Sono altresì certo che in questi decenni l'umanità abbia fatto tesoro di tutto questo errare. Speriamo. Non si immagina neppure quanto. Sta davvero dicendo la sua barba. La barba, mica me l'accorgo. Perché mai dovrebbe voler fare una cosa del genere? Ah, ok, ecco il movimento con la sua barba. La storia della società moderna che non le si addiceva. Lazio, sono fallo. Io l'ha vinto Lazio. Aia. Non capisco questa sua mania di dire io ti perdono. Deve essere una persona davvero di rara bontà. Invero no, ragazzo. Da infante mi trovai a figurare nelle vesti di sacerdote per una rappresentazione scolastica. Erano accorse genti da tutti i paesi vicini. Cioè, ha fatto la loro presenza. La recita scolastica. E sentivo forte l'orgoglio salire nel mio allora esile corpo coperto di tunica nera. Ma ahimè, durante l'atto terzo mi cadde addosso il confessionale e rimasi offeso alla testa. Ma quanto dura? Nel momento salii presenti alla vista di quel piccolo sacerdote riverso a terra senza sgomento. Stai appeso fra la vita e la morte. Che storia. Buonasera a tutti. Salvo i pacchiotti come Peppo. Da allora non riesco al caro Peppo. A fare a meno di proferire io ti perdono in continuazione. Ah, perché ci ha avuto un'offesa alla testa. Ciao sì, gamer, ciao Peppone. Comunque seguitevi tutti, mi raccomando, tu Faces, Liduccia, Peppo, Gamer, Urian, Alex, Boomersland, Pretty Momo, quelli che riesco a vedere in chat li dico. Seguitevi tutti. Un ragazzo terribile, che è un confessionale. Sono veramente un ragazzo terribile, mi può concedere il suo perdono? Lo sei davvero, ragazzo? Non è affatto decoroso burlarsi di un povero vecchio. Ciò nonostante, io ti perdono. Vabbè. Sirio, la tua forza risiede nel pugno che hai nelle mani, Sirio. Lui è lui. Perché medita mentre sferruzza? La meditazione è un aspetto centrale della vita eremitica. Serve a sciogliere le tensioni della mente e a focalizzarsi sul proprio io. Ma se posso fare due cose insieme, tutto di guadagnato, no? Va bene. La lascio alla sua impegnatissima vita. La porta della mia dimora sarà sempre aperta. Anche perché non c'è sta la porta, quindi. Anche perché non c'è la porta. Appunto. Ok. Ricordiamoci che c'è sta scena del vecchietto che sferruzza. Ok. Io ho paura. Ah, questo gioco mi dà l'idea che è tipo una specie di open world dell'avventura grafica. Sono tantissime scene, tantissime interazioni, quindi bisogna ricordarsi tutto. Questa sensazione, perché abbiamo anche la mappa, ragazzi, quindi più posti da visitare, un po' come era stato Sam e Max, non so se ve lo ricordate. For party this way. Allora, io seguo tutti quelli che hai nominato tranne uno, nel canzone Salsicciaro, quindi lo seguo da vicino. Che senso Salsicciaro, quindi lo seguo da vicino? Paura. Questo non si può parlare con questo. Quarterback, aiuto, ecco, quello che diceva Derux, il quarterback. Non sembra esattamente un tipo sveglio. Ehi, Pulce, non mi fare arrabbiare o ti pesto e ti faccio piangere di essere nato. Tendenze al bullismo e proprietà di linguaggio deficitarie. Altro punto per Skinny. È un bullo. Cosa vuoi? Videopalla godurecci, davvero. Non sta nel videopalla di Urian, non mi sono perso. Perché sei così arrabbiato? Sopra è chiuso e non possiamo fare zumpa con la mia ragazza biondina. Ciao Laghi. Sopra. Come stai? Date le circostanze, mi presterò da interprete. La camera al piano di sopra è chiusa, dunque io e la mia ragazza non possiamo appartarci per amoreggiare un po'. Che è triste. Il secondo sopra è ridondante. Come mai la porta è chiusa? Quello stupido Johnny Biondo. Johnny sta Biondo. Con la morettina sciacquata. Quello stupido biondo di Johnny si è chiuso in camera con la morettina di facili costumi. Okay. Deve essere piuttosto famosa da queste parti. Brutta faccenda, già. Tra l'altro ci sta qui questo qui è il Castello Incantato. Sto personaggio qua di Miyazaki. La città, sì, il Castello Incantato. No, quello è il Castello Errante di Howl.
Ho mischiato i due film. Ha mischiato. Comunque, ragazzi, sto per dire una cosa che mo qualcuno mi banna o si defollowa. Però non me, mi dire che non ti piace. Non mi fanno impazzire. Vado, Non mi fanno impazzire lo studio Ghibli. Ho visto solo il Castello Errante di Howl, che un po' mi è piaciucchiato. Ma il resto, ragazzi, mamma mia, una pesantezza uno dopo l'altro. Ci ho provato in tutti i modi, ma per me non. No. Ti devono sotterrare, sì. C'è anche Nightmare Before Christmas. Comunque, qui. No, ma piace, io non capisco perché piace a tutti. È possibile che io so così poco profondo? Si defollow, esatto. Non lo so, è un tipo. Io non tutti, non tutti. Allora, è un tipo. Dire, è un tipo di profondità, è un tipo di filosofeggiamento. Che però non mi fa. Non mi, cioè, io non sono una persona poco profonda, non mi considero poco profonda. Però va tutt'altra direzione rispetto alle mie idee di filosofeggiare. Secondo me. Il mio amico Totaro, giusto per il nome, si salva anche per quello. Filosofeggiamento, esatto. Come chiamo io. Ma hai visto? Manco ci tengo, Peppo, per me non te perdi niente. Lidu ci manda bittini, quindi vuol dire che un po' è d'accordo. Meglio la Disney pure per me, assolutamente. Carino. Perché Johnny ci parla qui, Johnny Biondo o Johnny Bravo, non lo so. Vi ricordate Johnny Bravo? Era carino, mi piaceva Johnny Bravo. Diciamo che sono ripresa, mi sono fatto una settimana un problema di gestione. Non so, mi ricordo, Lucky, che non stavi benissimo. Se però sei ripresa, sono contento. Porco Rosso non l'ho visto. Qui c'è Nasha. Presti termine a portare un armadio dalla discarica. Ascolta, visto che non puoi andare di sopra, perché non mi dai una mano a Mucche Pollo? Mamma, è orribile, ho detto l'altra volta. Mucche Pollo non posso vedere. Io l'adoravo. Mamma mia, era troppo trash, raga. E se trovassi un modo per liberare la stanza? Con i genitori a metà. D'accordo. Mi vedo pressoché obbligato ad accettare. D'accordo. Ok, non muoverti di qua e non abusare di lei. Mamma mia. Non busso niente io. Ecco, bravo. Non bussare. Bene, quindi dobbiamo aiutare loro a fare gnam gnam. Così mi aiuta a tirare giù l'armadio. Meglio che vada adesso. Quindi direbbe dei Sims fighi fighi. Io ne ho visti parecchi. Preso tutto qui, Mo vediamo. Io ne ho visti parecchi, non mi dispiace, ma con alcuni finisce una malinconia assurda. Sì, cioè. No. Io voglio anche un po' divertirmi a vedere certi film. Vabbè. Ah, qui le lattine l'ho viste prima, no? Quella dei bicchieri. No, non ho raccolto niente. Gnam gnam, sì. Cioè, chi è Pannofino qua? Oh, è lui? No, dove sta Pannofino? Mucche Polle. Mucche Pollo. Ah, Mucche Pollo fa Pannofino. Chi era dei due? Il pollo? Sono vuoti e non c'è altro. Non rendermi le cose meno semplici di quanto non siano già. Samurai Jack l'ho seguito poco. Il tempo dei telefoni senza fili dovrebbe carino, essere carino. Dicono che era bello, però. No? Si mette in angolino e si spacca dalle risate. Sì. Mamma, si sta per togliere come mia unica moderatrice per questa cosa che ho detto su Studio Ghibli. Dexter mi piaceva, Leone Cane Fifone, sì, le Super Kick, ne abbiamo parlato l'altra volta, bellissimo. È un disgraziato, Pretti, è un disgraziato da questo, sì. Il mondo finirà. Glieli faremo vedere tutti. Cosa ridi, Puer? Ah, questo è quello di Donnie Darko che non ho visto, ma ho letto la trama. Questa è Mucca e Pollo che è morta. Billy e Mandy non l'ho visto, no. Allora. Sono qui, più vicino. Ah, a me dei film thriller verso l'horror preferisco guardarmi la trama su Wikipedia piuttosto che guardarmi. Perché mi è capitato un giocatore così idiota? Tipo Donnie Darko, ad esempio. Che non voglio stare male, però sono curioso di come si sono inventati. Birra! Serve sapere altro? Ah, posso prendere il bicchiere con la birra? Cosa posso? Ci si potrà mai fare? Non farti spiegare sempre tutto. Ok. Ok, ho la birra. Il mio amico Tritone, cos'è? Il mio amico Tarone. Sono assentato un attimo, passato di Miyazaki a Muffo e Pollo, a Mucca e Pollo, sì, basta poco qua per passare. Uguale, dai, siamo lì, dai, il livello è quello. Leone e Cane Fifone però potete citarlo sempre, perché secondo me è geniale, signore, anche se era inquietante, era geniale. Donnie Darko è uno di quei film che ti fanno diventare pazzo, è vero. So, ho letto quello che ho letto da mamma, ma quel teschio non si può fare niente. Testa di cavallo, aspetta. Con gli omaggi di Don Vito Corleone. Se non fossi un grande esperto di effetti speciali, l'avrei scambiata per vera. Che dici, William? Peter Jackson deve un baffo. Perché ha visto il padrino, la testa di cavallo. Ah, questo? Ma parla pure. Dacci un taglio. Non te ne è bastato uno? Minchia, tu sce. Ecco quando il mondo finirà. Ciao, Nabone. Messo al caro Nabbo, per favore.
Teschio di Rick e Morty. No, non l'ho. Rick e Morty so che va spopola molto, ma non l'ho mai visto. Perché ho visto la prima puntata e già mi stava. C'era un'ironia un po' pesante per i miei gusti. Oh, c'è anche il buon Kirito. Ne so, il caro Kirito, per favore. Grazie, grazie. Una buona. Non ha un aspetto esattamente rassicurante. Bella caro chiocciola terra, sottolineatura Misati 89. Scusa, mi stavi chiamando? Sei Donny. Sei Donny. Veramente mi chiamo Skinny. Sei Donny. Mi avevano detto che questo tipo era un po' schizzato, ma ora ne ho avuto abbastanza. Questo è quello dei Matrix, no? Morpheus. Questi palloncini non immagino cosa siano. Palloncini. So palloncini. Che non mi riguarda, ma posso chiederti perché lo cerchi? Sei Donny. Ti ho già detto che mi chiamo Skinny. E allora fatti gli affari tuoi. Come riesci a essere così bastardo? Io posso fare tutto quello che voglio. Ma anche tu. Si può sapere cos'è che continui a ripetere? Frasi senza senso che mi servono per addestrare questo schizzato di Donny. Sembra che adori le farmificazioni manifeste. Ah, ecco perché. Prova con una trappola per topi. Non fai ridere. Chi ha detto che devo? No, parlaccia. Ci si diverte un sacco qui intorno. Io lo trovo di una noia mortale. Musica a tutto volume, gente che balla o si sbronza di birra. Molto originale, eh? Da film horror, proprio. Che altro c'è di interessante da queste parti, allora? Personalmente, preferisco i posti più tranquilli. Fossi in te farei un salto alla Ghetto Roswell o in spiaggia. Ho visto persino un tipo fuori di testa che dice di aver inventato una macchina del tempo. Andremo a tu trovare. Tu credi nei viaggi nel tempo? Sì. Non saprei, non ci ho mai pensato. A me sembrano tutte fesserie. Ma in Donnie Darko non ci sta una specie di viaggio nel tempo, un warp temporale? Perché indossi quello stupido costume da coniglio? Perché indossi quello stupido costume da scheletro? Scheletro, giusto. Veramente io... Lascia perdere. Lascia. Sì, stavano. Ai Warm Mall, sì sì, infatti. Mi ricordavo dalla ci trama. Ci si vede, coniglietta di Playboy? Ci si vede, l'insiloa. Vabbè, Morpheus. Deve avere proprio una brutta uveite. Ma questo orso di cosa è? Perché l'ho già visto a che parte. Orso. Questo non so che è. Questo è Daft Punk. Vieni. Buonasera. La destra. E l'orso? Mi chiamo Skinny. L'orso non lo so. Pedo Bear. Già il nome mi fa un po' paura. Ed è non voglio saperne altro. Devo trovare quella poltrona. Daft Punk. Allora. Sì. Vedi, tu hai passato gli ultimi anni a cercare me. Ma io. È una vita. Una vita intera che cerco te. Cioè, stavo veramente ci siamo appena conosciuti. Non che abbia nulla in contrario. Tra l'altro, non credo sarebbe il mio tipo. È la tua ultima occasione. Se rinunci, non ne avrai altre. Ringrazio, rifiuto l'offerta e vado avanti. La finestra è Tonastro. È vero, chi è questa la finestra così? Tonastro, vedi che lui. Tonastro, guarda. Sembra più Artu, veramente, che Tonastro. Che cosa le è successo agli occhi? Nulla. Indosso sempre. Ok, ok, non ne parliamo. So perché sei qui, Skinny. So cosa stai facendo. Lo so perché a suo tempo ho cercato la stessa cosa. Occhiali da sole con lenti a specchio. Certo. Senza montatura. Tiratura limitata. Perché sta recitando la battuta di Trinity? La risposta è intorno a te, Skinny. Fanno dannatamente figo. Ah, ok, vabbè. Non mi pare si stia divertendo molto. Vuoi davvero sapere perché? Sì, mi piacerebbe. Ti sto offrendo solo la verità, ricordalo. Niente di più. Su, via, tagli corto e me lo dica. Ho dimenticato la mia pillola. Ecco. Pillola? La mia pillola blu. Va bene. Dovrebbe provare a rilassarsi un po', se posso permettermi. Tu credi nel destino, Skinny? Sì, ecco che riparte. No, non ci credo. Rispondere una volta tanto con qualcosa di attinente, no, eh. Perché non credi nel destino, Skinny? Non mi piace l'idea di essere stato messo al mondo per poi essere fatto fuori da una prugna. Oh, Mavefex, grazie. Messi al caro Mavefex. Benvenuti. Grazie per il ride, caro. Shout out a Mavex, andiamola a seguire per favore. Come state, Storm, Unicorno? Come state, ragazzi? Sì, buonasera. Oggi per me è giornata d'avventura. Faccio ben due avventure grafiche al prezzo di una. Cioè, con me il signor Urien. Non so se lo conoscete. Buonasera, buonasera, ragazzi. Seguitelo. Facciamo uno shout out a Mavex. Abbiamo fatto shout out, perfetto. Già fatto, ok.
messo anche al signor Urien. Come si sta qui? Come sta andando? E stiamo alla seconda live su The Wardrobe. Non so se conoscete avventuragrafica.eclicca. Molto divertente, piena di citazioni. Come vedete ci sta Donnie Darko, Neo Donnie Darko, Morpheus The Matrix. Avventura italiana. Quindi molto molto bello. È un bellissimo titolo, vedi, Stone Crash lo conosce infatti. Che ci fa da queste parti? Non è importante. Ciò che conta davvero è perché tu sei qui. La voce più bella di Roma. Qualcosa che non e no, c'è anche Scuba. Senti solo che c'è. No, è tutta la, una sfida, la sensazione che ci sia qualcosa che anche non Scuba a Roma Nord. Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. La prego, vada a rimorchiare qualche ragazza come tutte le persone normali. Vedrà che poi non ci pensa più. Ecco. Non posso. Giusto, Estero. Sempre per la storia della pillola blu. Comunque è vero, dai, sta nel podio, Urien, non è. Però ora Scuba. Devo andare. Anche su Times è uscito la voce di Scuba. E se non mantengo io un po' di raziocinio, qui siamo fregati, vero? Ma Avex, tu di dove eri? Non mi ricordo. 8 giorni, 6 ore. Però. Qui non possiamo parlare a nessuno. No, cosa? Cosa dici, Delos? Questa è no, il quadro di Staglio. Dai, regà, se va a vedere. Ma perché uno dovrebbe avere un quadro del genere? Alien Party, DJ. Sbaglio perché o è la sono dei miti, sono delle leggende, dai. Senza perché. Olio. Hai capito il nonnino? Ah, nonno alieno. Complimenti, bella musica. Mm. Hai fatto caso a chi è questo? 6 ore 42 minuti 12 secondi. Era quell'alieno scomparso. C'era fisso la... la locandina, ricordi? Ah, sì. Dietro la casa. Sì. Ma ti c'entrava cosa? Dici? Chi lo sa? Chi lo sa? Allora andiamo qua in cucina prima. Ok, 400 citazioni. Caspiterina, no, c'è sta Gesù pure. Gesù con la doppia O. Gesù. Gesù. Gesù, chi lo sa se ci stanno i Ghostbusters, il messicano da pubblicità dell'estate, moglie di Frankenstein, il giostraio, il famoso giostraio che... gatto, no? No, mai visto. Ah, questo è da Monkey Island, il pirata che sta sopra, sì, questo è Monkey Island. Qui ci sta, non so che cosa sia, piange. La famiglia Adams me l'aspettavo, in realtà la famiglia Adams non c'è. Ah, questo è Giuda! Questo è brutto. Altro Giuda è Gesù. Ma quello è Giuda. No, sai benissimo Gesù. Non va Gesù in broia. Vediamo. Sono cose inaspettate come queste che fanno improvvisamente guadagnare punti al cristianesimo. Così. Ma quello è Paul. Ma quello è Paul quell'alieno. Chi è Paul l'alieno? Non lo conosco. Non lo conosco Paul l'alieno. È un film, ma no, non è. Non avrei nulla di così importante da chiedergli da interromperlo. Ok. Del resto ho smesso di credere in lui un po' di tempo fa. No, mi piacciono queste cose che il gioco propone. Non sapevo che anche lui fosse un adepto di Sauron. Sauron. Che Tolkien non l'abbia mai menzionato in nessuno dei suoi libri. Infatti, vabbè. Preferisco lasciarlo al suo beer pong. Ah, il beer pong. L'ho mai fatto? Beer pong? No, mai fatto. Sul tavolo? Carino. Ho fatto quello con la moneta che si deve... che deve finire nel bordo. Non so se hai mai fatto. Se non la devi far cascare, però esatto. Più vicino al bordo possibile. Esatto, sì. Trappola a chiappa fantasmi. Avessi ancora delle ghiandole salivari, a questo punto avrei bisogno di un secchio. Tetris sul frigo, è vero. Spaccanocche. Non l'avevo visto. I calamite di Tetris. Non credo che quei due ne sarebbero particolarmente entusiasti. Ubriaca, quando dice. Vorrò mandare nello scompiglio l'intero vicinato, ci farò un pensierino. Tra l'altro si muove pure la trappola chiappa fantasmi. Winston Egon. Quei capelli farebbero impallidire persino Moira Orfei. Perché bevi tutto quel tè? Dormo solo 14 minuti al giorno, il che mi lascia molto tempo per lavorare. Ok. L'ultimo che ho visto così attaccato a una bottiglia era il padre di Ronald durante il cenone di Natale coi parenti. Ronald, ricordiamo che il suo amico gli ha dato... la prugna, l'ha fatto morire. È andato, mi è caduto nel tè mentre lo inzuppavo. Parlo del pancake, quello grosso. Sono informazioni riservate, che lo sai. Dicendo? Che dovresti quello? Proprio smetterla di bere per stasera, prima che tutta questa teina travalichi anche la mia capacità di razionalizzare. Vabbè. Mitico Egon. Non credo che possano sentirmi da lì dentro. Allora, apriamo il frigorifero. Oh... beh, dai. Lo sapevi che gli uccelli non percepiscono il piccante? Anche il borso, sì. Piccolo momento super quark.
Abbiamo il peperoncino, abbiamo Angry Birds. Questo non so cosa sia, paura. I vermi nel cibo cinese. Get Lost, non so che sia. L'Assenzio, non so da che citazione sia. Game Boy fossile. Il cuore di Team Fortress 2. Non ci ho mai giocato, ecco che non l'avevo. Dai, vado a farmi del male, intossicarmi un po'. Torno dopo. In che senso intossicarmi un po'? Che stai dicendo, Laghi? Non fare pazzie, ti prego. Non volevo che facevi questo guardando la mia live. Cos'è, lo stesso pesce che c'era nella storia videoludica? Sì. Letteralmente. Muoro. Anche se la mia vita sociale non è più attiva come un tempo, non è proprio il caso che me la giochi del tutto. Qualcosa mi dice che non funziona più. E che non è un problema di pile. Pesce non posso fare niente. Uccello arrosto. È stato fiondato dritto dritto in forno. Alla fine sei stato tu a fare la fine del maialino in agrodolce. Buono. Buono il maialino in agrodolce. Qualcosa potrebbe servirti. Lo sto guardando. L'Assenzio. Perché nessuna serata memorabile ha mai inizio con stavo mangiando un'insalata. Infatti. Ho preso l'Assenzio. Gradazione alcolica del 65%. Meglio andarci piano. Lo metto nella birra? Peggio che mischiare birra e coca. No. La parte piccante è concentrata nei semi. Non ho la forza di controbattere a questa ennesima idiozia. Sto provando a combinare un po' Fallo le cose. Fallo tu piuttosto. Ok, vabbè, non gli piace. Cibo cinese. Voglio sperare che non sia arrivato già così alla consegna. Ah no, mi è venuta voglia di giocare un FPS, ma so che la finirò malissimo. Ogni volta vengo fiammato malissimo. Io FPS manco ci provo. Impiantarmi un mucchio di vermi nel corpo non è tra le idee più brillanti che tu abbia mai avuto. Chi mi sta insultando? Lo scheletro. Non ho appetito, grazie. Ma il tubo che è? Il tubo? Quale tubo? Ti sembro così disperato. Non c'è più niente, mi pare. Credo di no. La chiudo qua. Allora, canna tenta la fortuna. Cosa? Guarda come ci guarda il giostraio. Ora ricordo perché odiavo giocare alle giostre. Ma devo attaccare qualcosa? È palesemente truccata. Truccata. Devo attaccare qualcosa? Papillon spruzza acqua. Plutonio. Decisamente improbabile. Plutonio. Meglio di no. Oh no, dicevo rispondeva a VR. Ah, nell'inventario il plutonio. Una fiala di plutonio liquido. Non so che ce faremo. Non diciamolo troppo forte o ci ritroviamo contro gli americani in un attimo. Ok. Olandese volante. Occhio al lampadario. Non divertirti troppo lassù, vecchio ragazzaccio. Piange. Giostraio. In realtà con quel costume sembra più il fattorino di un albergo. Ehi ragazzino, mo' voce. Tenta la sorte la giostra dei pesci meccanici. Giocare è semplice. Devi riuscire a pescare un pesce qualsiasi fra quelli in vasca. Niente di più facile, no? Cosa col magnete? Ma visto che nel frigorifero c'era un pesce uguale. No, simile, però non si può pia, quindi niente. Buonasera Max Red. Onesso al caro Max Red. Ciao Lucky, buona giocata. Onesso al caro Max Red, andiamo a seguire per favore. Ciao, come stai caro Lucky? Ah, messicano. Per sua fortuna l'alcol concilia il sonno. Mai svegliare un messicano dalla sua siesta. Mai. Vi ricordo l'evento delle 8 dicembre alle 10 e mezza, come ci dice il nostro Stream Elements. Con l'idietta. Me la ricordavo diversa. Morta, innanzitutto. Ti ricordo che l'unica volta che ha proferito parola ha mandato a fuoco un intero laboratorio. Ancora sicuro di volerle parlare? Ok, ho visto tutto, mi sa, qua. Ah, c'è la sposta. Cos'è sposta? Ah, così. Fiammifero. Tutto qui? Che voleva. Abbiamo anche dei fiammiferi, ora, tanto per aggiungere inventario. È che non siano muffiti sotto quella piastrella. Vabbè, 300 oggetti. Allora, andiamo di qua. Beh, il caffè è utile. Tutto bene, grazie. Sto qui col buon Urien, che conosci bene. Oh, signore. Che caspita. Messere, come è scritto sul sito. Permettimi di darti il benvenuto nella mia piccola. Questa è l'idietta quando invito gente a sorpresa a casa. Per te, autore di questo videogioco, d'ora in avanti puoi contare sul mio odio incondizionato.
Piacere di conoscerti. Lo faremo il presente, Lotto. Credi. Ma giù, sei Games Award. La bandiera di Metal Slug, non la conoscevo. Una fedelissima riproduzione della bandiera della ribellione in Metal Slug. Non ce la faccio, troppi ricordi. Che poi ricorda anche un'altra cosa. Assolutamente no. Fra noi nerd vige un codice etico d'onore. Ok. Ma se uso i fiammiferi per vedere il buio? Non ho la forza di controbattere a questa ennesima idiozia. Cervello. È così macabro e meraviglioso che potrei rimanere a fissarlo per delle ore. Ma perché? Che dice l'etichetta? Abnorme. Abnorme? Abnorme. Ho finalmente trovato cosa regalarti per il prossimo compleanno. Grazie. Insulta veramente. Casco di Master Chef. Chi non conosce Dalo. Master Chief? Chief. Cosa devo rispondere? Taro rispondi, la bandiera è particolare. Che devo fare? Che vuoi da me? Lasciamo perdere. Abnorme maggiore di Frankenstein Jr. Ma era tipo... Frankenstein Junior. Ok. Il modo migliore per fare citare un hipster. Polaroid. Boogie, ammettiamo ipoteticamente che mi avvicinassi nei pressi della tua ombra. Sì, sì. Ecco, dovrei temere per la mia incolumità. Ma niente affatto. Ci penserei io a prendermi cura della tua anima. Mi ricorda vagamente Undertale. Grazie per avermi rassicurato. L'hai giocato Urien Undertale? But first, let me take a selfie. No. È un bel gioco, molto metanarrativo. Rispondi agli insulti, dico io. Devo rispondere agli insulti dello scheletro. Master Sword sopra la porta? Caspita, di che cos'è la Master Sword? Di Man? Non so. Non lo so neanch'io. Io non la sapevo, ecco che anche cosa. L'ultima delle mie paure più recondite prende vita. Vieni più vicino, da lì non riesco a sentirti. Mi sono appena ricordato di avere un impegno impellente, devo andare. Fate, salvo un attimo per sicurezza ogni tanto. Sì, ok. Ovviamente vedo la luce in fondo al tunnel, è tornata la corrente. Speriamo che torna pure qua la corrente, sente. Perché sarebbe utile. Ma se il plutonio fa un po' di luce, forse. Non è mica una torcia. Niente. Usare tutto con tutto non... Ok, vabbè, esploriamo qualcos'altro, poi torneremo da Boogeyman. Ok. Allora. 28 giorni, 6 ore, 42 minuti, 12 secondi. Ah, c'è un tizio che sta male qua. Non ha proprio una bella cera. Fa piano! Mio marito potrebbe sentirci! Sono qui, stanno facendo cose. Non ci tengo a farmi macchiare la felpa di vomito, grazie. Spupazzami tutta, bel maschione! Deve aver subito proprio un brutto incidente. Parli del quadro o del camion che si è beccato in faccia? Ok, questa era fin troppo cattiva, lo ammetto. Presto! Nell'armadio! Ma cita la madre dell'amico, se non sei il pappagallo o qualcun altro. Fa piano! Mio marito potrebbe sentirci! La gratta peggio del martello. La malamante. Quindi è peggio, sì. Questo è un trooper, è carino. Sta qua. Spupazzami tutta, bel maschione! Sti storm giovani d'oggi sono davvero senza storia. Storm giovani d'oggi. Dannati hipster. I storm giovani d'oggi. Adoro. Ascoltami bene, io un Natale ciofeca nella mia gabbia toracica non ce la metto. Questo è quello di Caped, secondo me. Questo è BoJack Horseman. Presto! E questo non lo so. Nell'armadio! Allora, vediamo un attimo. Berretto, si può prendere? Ok, un altro oggetto. Ma piano! No. Mio marito potrebbe sentirci! Che ha preso la berretto? Capelli di chi? Quel biondino si darà pure da fare con le ragazze, ma certo che ne perde di capelli. Ah, okay. Pronostico la calvizie prima di 30. Ok. Mentre a destra c'è ceci, ne fa. Spupazzami tutta, bel maschione! Non so cosa scrivi. Questo è un Picasso. Allora, proviamo. Cravatta, posso prendere? Adoro quando fa
fai quella okay, cosa. Ok, già il fatto che ho preso la cravatta farà una brutta fine quelli dentro. Avrò anche tolto la cravatta dalla maniglia, ma il punto della questione non cambia. Presto! Avrò anche tolto. Disco d'oro. Lasciamo a lui la gloria. Gel Rock di Aaron Fruscione, grande successo del 57 con 9 milioni di copie vendute. Chi è Aaron Fruscione? Leggi. E vabbè. Ian Seed è bellissimo, raga, quello della fantasia, l'apprendista stregone, Ian Seed. Carino questo. Pizza, Express Courier. Vuoi vedere cosa stanno facendo? Lasciali in pace, ok. Io leggerei qualche nome. Questo è Bioshock, mi sa, questo Bioshock. Sì, Bioshock, sì. Bioshock. Che devo fare? Leggerei qualche nome nell'elenco. Corriere Espresso, così, 24 ore, 7 giorni su 7. 00 84 58 901. Tutti i pacchi devono essere a prova d'urto, idrorepellenti e con il contenuto chiaramente indicato all'esterno. Peppo sta leggendo. Potrei impacchettare l'armadio e spedirmi alla nuova casa di Ronald. Ecco questo. Teresa, questo è utile, quindi. Black Jack, Jerkins l'eroe. Oscar. L'eroe Jerkins. Chi sarebbe l'eroe? Ho già sentito. Chi sarebbe l'eroe Jerkins? Walter Black. Ma il Big Daddy? Chi è il Big Daddy? Hugh Lee, Baron Red. Tim Turner, ti guarda, Timmy Turner dei fantagenitori. Hotline. Rocco's Hotline. 80-69-69. Calde, monelle, siamo gentili. Rispondere. Dice pure Mark Zuckerberg. Mario Rossi anche. Solid Snake. Spider Pork, ragazzi, sta pure Spider Pork, dai. No, segna il numero. Mark Zuckerberg. Ah, perché possiamo chiamarli tutti questi. Mark Zuckerberg. Gary Chapman, l'ho già sentito, chi è? È qualche autore o qualcosa. Optimus Prime. Ding ding ding. Victor Von Doom. Mad Max. Poi Adolf Hitler, no, raga, aiuto. Hilter. Ah, Hilter, scusate. Hilter. Perché come mai ho letto Hitler? Non lo so. Perché l'hanno messo tutte sì, sbagliate. Sì, sono tutte so, messe un po'. Okay. Ma Spider Pork è corretto. Chiama l'eroe, mo ci proviamo. Devo segnarlo il numero, veramente. Ci proviamo a chiamarlo. Ma chi è l'eroe Jerkins, scusate? Lo sai, Yuri? Non devi segnarsi quello. Però tieni sì. Presente che c'è questo elenco, dai. Ok. Uno per fare contento Peppo. Potrebbe servirti trovare qualche numero qui sopra. Sto vedendo, c'è qualcuno che conosco. Ok. Ben cotte, Alex. Tende da bagno Johnson, 206-002-456. Ricordiamoci anche spero almeno bagno. Che queste non siano una bugia. Questo me lo segnerei. Tende da bagno Johnson, 206-002-456. Spero almeno che queste tende. Non siano questo una bugia. Potrebbe essere utile, insomma. N-Roy. Chi è N-Roy? Ma il telefono non me lo fa usare per tutto questo, cioè... Fa piano, mio marito potrebbe sentirci. Ecco, bussa. Posso entrare? Sparisci. Ma anche Ronald si innervosisce sempre quando bussa mentre è in bagno. Non capisco perché diventino tutti così scontrosi. Ma questo sta qua sotto? Ma sta gocciando pure acqua. Adoro quando fai quella cosa. Bircia, oddio. Me lo ricordo da Urien, sto ciccione con... Si fa... oddio. Quanto devo sbirciare ancora? Che ha detto? No, ho perso il dialogo. Per cliccare. Vabbè, che meglio non importa. Aspetta. Vediamo che dice. Ma sono io quando mi faccio il bagno. Così te lo fai. Tipo una piscinetta dentro al bagno. Che ha detto prima? Se riparla, magari sentiamo che dice. È importante. Niente. Questo non posso fare nulla qua. Avrò anche tolto la cravatta dalla mano. Fa piano! Mio marito potrebbe sentire. Gli è finito il sapone, ok. Buono a sapersi. Siamo. Ah, questo è The Witcher. Questo è il, quello in cosa impressionista con gli orologi, ma è diventata una cosa scheletrosa. Poi abbiamo la pianta di Super Mario.
Questo Moby Dick. Ecco, c'è anche Ollio qui, oltre a Stadio di sotto. Mm-hmm. Ci sta. Mi apro la Venom. Questo Johnny Express, non so chi sia. E altre cose. E The Sims, il coso di The Sims qua. Questo non so che sia. Ah, Capitan Findus, quello è, da giovane. A soli di chitarra a colpi di pipì. Il modo perfetto per dar sfogo agli incrollabili. Questo è spettacolare, lo voglio anch'io. Sì. Pretendi anche una risposta? Sono questi i momenti in cui rimpiango di non avere più una vescica. Venom sul muro l'ho visto, sì. Venom sul muro l'ho visto. Allora. Lo scheletro. Aspettava l'uscita di Half-Life 3. Right in the fields. Non l'ho giocato, quindi la citazione Right on the fields. Ascolta, amico, in questo videogioco non c'è posto per due scheletri. Non dire una parola o ti faccio rimpiangere di essere morto, ok? Ok. Bravo, ragazzo. Pianta carnivora. Che bel paio di dentini aguzzi. Saresti così gentile da non mangiarmi? Ci possiamo fare con questo peperoncino? Non ho la forza di controbattere a questa ennesima idiozia. Voglio provare a dargli qualcosa tipo a birra. Qualcosa. Potrebbe anche funzionare se non fosse una stupidaggine. Il gioco non mi supporta nelle mie scelte. A dentiera. Sfortunatamente è già munita di due file di denti ben aguzzi. Ok. Johnny Express. Il miglior fattorino interplanetario di sempre. Chi è Johnny Express? E sembra anche meno assonnato del solito. Quello fattorino mi fa pensare a Death Stranding. Una vita nello spazio passata a poltrire il più possibile. Dovrebbe essere riconosciuto come eroe contemporaneo. Non me ne intendo proprio di forze militari. Le mie conoscenze si fermano giusto al sergente Hartman. Forse hai visto troppe puntate di Lupin III. Grazie Liduccia. Mi fa molto piacere. Oddio, che è? Ah, fa tipo da guardia. Ok, decisamente non è una buona idea. Ok. A Gesù voi potete offrire il cuore, ma il vostro culo appartiene alla nostra arma. Vabbè. Allora, quindi qualcosa da fare con sta pianta carnivora. Non credo che attenzione. Così facendo farei grandi Angela, progressi. Angela Alcol, benvenuto o benvenuta. Grazie per il follow, come ci hai trovato? Dicci. Siamo curiosi. Confessati al Taro Team. A caso, bello, mi piace. Così, mi piace dai. A caso. Ah, benvenuto o benvenuta? E da dove ci scrivi se ti fa piacere dirlo? Ho visto il gioco e mi piace, è un punto e clicca, avventura punto e clicca come Monkey Island, conosci il genere? E sto qui con il buon Urien, facciamo un SO al caro Urien e un altro streamer. Angelo dalla Sicilia, benvenuto, abbiamo molti siciliani. Tra cui dopo verrà uno streamer in vocale che è siciliano, quindi ti troverai a casa. Benvenuto. Ah, l'hai giocato questo? Ho visto il gioco e mi piace, cioè l'hai giocato proprio questo gioco? No, benvenuto, volevo dire. Abbiamo scoperto. Ok. Aiutaci in caso ci ha giocato, senza spoilerare troppo, però aiutaci. Vabbè che Urien pure in vocale l'ha già giocato. Fate un SO a Urien, per favore, moderatori. Fate il vostro dovere. Se non lo pago in follower non torna più. No, lavorate. Figurati. Grazie, Derux. Sia questo che altri capelli simili. Hai giocato per caso anche Detective Gallo? L'abbiamo portato prima di questo gioco, caro Angelo. L'abbiamo portato. È Sourian. Ah, ok. Vediamo se possiamo andare da qualche altra parte. 28 giorni. Non è della stessa casa, ma di amici sviluppatori italiani di questa casa qui. Infatti sono citati a vicenda nei giochi. Te lo consiglio, Detective Gallo, è carino. Molto carino. Sono contento che abbiamo trovato un altro amante delle avventure grafiche. Ah, non so come ho fatto ad arrivare qui, però vabbè, io sto cliccando per andarmene via, veramente. Ok, va bene così. Sì, perché... Bocchetta. È la bocchetta dove vanno inserite le monete. Ce l'abbiamo le monete, no? Non intendo di certo manomettere la cabina. Mi hai forse preso per un ladruncolo qualsiasi? Sì, te lo consigliamo.
Ti spiego rapidamente il funzionamento. Ci inserisci dentro dei gettoni così da poter telefonare a qualcuno. Tutto chiaro? Perché? Alza la cornetta. Questo cos'è? Premi? Sto coso interplanetario qua. Ti risulta che le cabine telefoniche facciano beneficenza? Io non c'ho niente però da dare. Mi pare. C'ho la pirite. Vale la pirite come soldino? Non saprei che farci. Penso proprio. No, non c'abbiamo niente. Quindi è prematuro, mi sa qui. Sì, credo. Poi stasera o domani, lo vediamo. Allora, mappa. Ah, vedi, posso andare pure in altri posti già. Non qui. Posso andare qui sulla spiaggetta. Tu mi consigli di esplorare Urien per trovare altre cose? Sempre. Tu raccogli tutto e poi vedi. A volte questi mangiamenti. Ecco, posso dirti che questo calderone mi ha fatto impazzire. Un suggerimento sia alla lontana. Questi mangiamelle professionisti si lasciano prendere un po' troppo dall'agonismo. Posso usare il parlare. Quando la finirai con certe stupidaggini? Perché in Monkey Island il parlare a volte era associato al mangiare e masticare, quindi prossimo non giocatore, so se qui prego. È così. Questo qui mi ha stufato. Qui è solo parlare, mi sa. Qualcuno deve aver interpretato male le regole. Ecco. Rob, dopo giochiamo a Layton. Al chiaro di luna. State scherzando, vero? Layton versus Phoenix. Va bene che siamo in un'avventura grafica, ma non per questo devi importunare chiunque capiti. Abbronzatura perfetta. Un uomo di colore che si abbronza al chiaro di luna. State scherzando, vero? Si può dire uomo di colore? Ma c'è quello dei Pokémon, ma chi? No, non si dice, si dice nero. Lo sai che alcuni invece questo, ci sono più scuole di pensiero, ci so, secondo me. Esatto. Questo è l'executor, ragazzi, dei Pokémon. Mamma mia, mi hanno fatto. Ah, poi c'è questo qui che è tipo il gioco strambo. Questo qua. Lui non so cos'è. Questa è una specie di cabina di Dr. V. Macchina del tempo, infatti. Non l'ho mai visto Dr. V, proprio. Nyan Cat, ok. Che sarebbe Nyan Cat? No, non l'hai mai visto. Bello a vedere poi su internet. Ok. Allora, c'è un pallone dei mondiali che non si può prendere. Qui sono delle lettere, ragazzi. A, B, U, W, E, R, O. Qui una D o un cuore, boh. Dab, W, R, O. Mi devo segnare queste lettere, che dici? Boh. Io non me le segnerei, però potrebbero essere qualche citazione che a me è scappata, eh. Ah, citazione, ok. Ma no, se dici che non serve, non serve. Però ai fini del gioco non mi è servita, però. Sto facendo il giravolto di Instagram. Oddio, che è successo a questo? Lo Zubat, il Golbat, bellissimi. Sempre citazioni a Pokémon che Uri non può cogliere. Esatto, non l'avevo colta in effetti. Barattolo di vernice. Qui Executor, sì. Io mi ricordo che Uri non ha fatto qualcosa a sto barattolo di vernice, tipo il peperoncino. Per quale motivo dovrei intingerlo in un barattolo di vernice bianca? Ma poi lo scopri. No. Ma se te devo dire così. No, su due piedi, non è che io me lo ricordo. Mi ricordo che ci ho interagito, ma se come queste sono le acque no, del Mar Rosso, ricordo, qualcuno deve avere leggermente esasperato la narrazione. Sarebbe il bastone di Mosè che fa sta cosa qui. Prepara le acque. Preferisco non rischiare di ritrovarmi un serpente sotto la felpa. Ah, così. Wow, che citazione biblica, è ragazzi. Sicuramente più alto livello farlo qua. Con una zuppa di pomodoro. Questa, l'unica lore che vi posso raccontare è quella biblica, perché nell'Antico Testamento Mosè fece diventare il bastone un serpente per sconfiggere i serpenti degli incantatori egiziani. Lo sapevate questo? No? Mm-hmm. Ah, sapevate. Sembrerebbe poi morse. Ecco, conficcato nella roccia. Che? Cosa morse poi il serpente? No, invece inghiotti i serpenti degli egiziani della... no, il ciapo di Donastro, eccolo lì, di apparso. La sapevo. Ma qui siete tutti quanti biblici in questo canale, tutta grande conoscenza biblica. Imparo. Imparo. Ecco l'allegro chirurgo, ma dove? Poi c'è un diavolo qui, scusate. Ricordiamo che ti ha insegnato a giocare a giravolto, mi serve il giroraggio. No, riposo. Dischetto. Sembrerebbe un disco metallico conficcato nella roccia. I dischi mi ricordano tipo Indiana Jones e Fate of Atlantis. Dischetto. Oddio. Che è? Ah, è cosa non d'alieno. Non so davvero cosa dire. Infatti, manco io.
È il sogno di un bambino che diventa realtà. Navicella aliena, magari del vecchietto alieno DJ. Finalmente davvero intelligenti. Tutto questo mi ricorda il famoso incidente del 1947. Ma a differenza di allora, io non sono un rappresentante del governo americano. Non saprei davvero da dove cominciare. Eccellente. Meglio evitare guai. Eccellente. FBI, agente Skinny. Walter Skinny. Spice. Sì. Quella di Pomodoro era una citazione alla settimana d'addio. Qual era il Pomodoro? Qual era? Senso, quella di quello Pomodoro. Quello che peschi e getti in uno scheletro. Quello che peschi e getti in uno scheletro, in che senso? Devo sentirla. La canzone di Kirito. Se io rimetto il disco, che dice? Credo funga da chiave per la navicella o qualcosa del genere. Se lo rimetto nella navicella, che succede? Ormai l'ho preso e non ho intenzione di rimetterlo a posto. Figurati. Ah, abbiamo un diavoletto qua. Ecco, quello è un basso a destra, che sembra avere tipo sospetta. Un occhio del Sharingan. Ma terzo dove? Basso a sinistra, ah, mezzo sinistra, alle rocce. Sì, questo è tipo, è tipo il Rinnegan, una cosa del genere. Però, però non ho capito che cos'è, cioè che cosa rappresenta sto coso. Non lo so. Qualcuno lo sa? Che pure la scorsa volta l'ho cercato, ma non ho colto. Ho giocato all'Allegro Chirurgo. No. Però so come è fatto. Diavoletto, parliamo. E tu esattamente chi saresti? Sono Pan, la coscienza cattiva di questo è la coscienza buona, tosta. Mi ha tenuto sopito dentro di sé per anni, senza volermi dare ascolto. Ma sai, quando ti ostini a somatizzare qualsiasi frustrazione, inevitabilmente sei destinato a scoppiare. Prima o poi. Mia. E così adesso sono io a comandare. Era quello di prima, si apre l'inventario. Era quello di prima, si apre l'inventario, penso. Ok, un attimo. Brava, mi piace una Johnny, un satanello. Come mai ha quelle ferite sulla schiena? L'atto dell'annichilimento porta con sé delle conseguenze assai violente. Infatti è diciamo viola. Che sì. Chi lo subisce perde momentaneamente il lume della ragione, fino a sfociare nell'autolesionismo. E nel caso sopravviva, tale lume passa in mio controllo, come avrai capito. Che cosa state facendo? Si dia il caso che è in corso una frode. Grossa. Sta fa finta. Abbiamo pensato che non ne potevamo più del nostro avvilente per nulla gratificante lavoro da impiegato. Così gli ho fatto. Abbiamo speso tutti i nostri risparmi per comprare questa grotta. Che casualmente abbiamo scoperto essere risalente al Neolitico. Con tanto di pitture rupestri. Sei grande frode, una mente malvagia, non c'è che dire. Siamo davvero malvagi, vorrei dire. Allora, Tari, io vado, è stato un piacere, la prossima continua. Grazie Tufesis, andiamo a seguire il caro Tufesis, per favore. Forse stasera in Lega se non devo fare niente, il plan è pronto, il plan. A me quell'occhio sembra quello in fronte a Kaguya, sì. Per a me sembra quello, ecco dove si è tornato a destra. È quello intorno che c'è all'occhio che non riesco a capire che infatti. C'entra. Forse l'idea delle pitture rupestri andrebbe accantonata. Che intendi dire? Guarda tu stesso alla mia destra. Che io sia dannato, questo ci frotterà un sacco di soldi, altro che neolitico. Forza, andiamo, abbiamo del lavoro da fare. Ok, manco ci ho parlato, se ne va. Sì, ma chi ha fatto? Cioè, questo non si... Ma ha preso la vettura, no? Mi serviva. Mamma mia, depressione. È già andato via, Aquilone. L'Aquilone sospetto. Zeldina, te lo ricordi quell'Aquilone? Incastrato tra i rovi. Sapere che Benjamin Franklin mi osserva da lassù con fare inquisitore mi metterebbe troppo in soggezione. Ok. Ok, abbiamo esplorato tutta sta grotta. Quello non si sa dove se n'è andato. Andiamo a parlare con questo allora. Executor. Quel sangue non lascia presagire nulla di buono. Mi sento un attimo arrivo. Sì, anche se al momento è ancora un prototipo
sperimentale. La solita scusa per dire che non funziona, insomma. Funzionerà invece. Funzionerà e come? E finalmente tutti la smetteranno di dire che sono solo un pazzo balbuziente anemico. Ma non sei anemico. Quello che continua a ripetere anche. Devo prenderlo? Caspita, cosa sono quelle macchie di ricorda, sangue? Ricorda, nulla di che. Un piccolo incidente mentre lavoravo ad un progetto collaterale. Quanti ne hai fatti fuori finora? Non dire sciocchezze. Conduco esperimenti sui cadaveri. Cadaveri che poco prima erano vivi, per caso? Se proprio c'è carenza di materia prima. Bene, grazie al killer. Sì, anche. Mannaggia. Sembri piuttosto impaziente. Che stai aspettando? Ho ordinato online un nuovo carburatore. Il vecchio si era danneggiato durante i precedenti tentativi e tarda ancora ad arrivare. Mi sentiranno e come quelli del servizio clienti di thatcrazyscience.com. Certo che ormai su internet si trova davvero. Ah, tutto. C'è una maglietta di Flash tipo quella di Sheldon, dici Max? Non l'ho mica notato. Fuori di testa. Datemi 50 punti a Max per aver visto sta cosa. Ma mai l'avrei detto. 50 punti a Max Red. Passo più tardi. Ripasso più tardi, ci si becca dopo. Decidete chi dà sti 50 punti. Lo so che è bastone di Mosè. Dai punti. Preferisco non rischiare di ritrovarmi un serpente. Ah no, vedi, non mi fa prendere, scusa. È sicuramente più divertente farlo con una zuppa di pomodoro. Perché la zuppa di pomodoro è la citazione a settimana da Dio, mo ho capito. Perché l'ha fatto Jim Carrey nel film. Scusate, non avevo colto prima. Lascia bastoni, è perché c'è il rosso intorno. Lo scienziato deve aver visto troppe puntate di Doctor Who. Infatti. Sarebbe più facile raccogliere le idee prima di agire, una volta tanto. Quei sigilli sono piuttosto autoesplicativi. Ok, anche qui abbiamo esplorato tutto, ragazzi. Quindi andiamo di nuovo nella mappa. Ci manca questa zona qua sotto da esplorare. Ok, due. Lo sai cos'è tondo, morbido e succoso? Questo... Un pomodoro? No, stupido. Grazie. Un bel bambino. Senza la chiocciola, mamma, senza Quante la chiocciola. Quante volte devo ripetervelo? Ho smesso di mangiare bambini. Sono un fruttariano adesso. Un fruttariano? Che cosa diamine vuol un dire? Fruttariano? Mi nutro esclusivamente di frutta, ma solo è un mio seguace, fruttariano. Non durerai più di una settimana. Lo vedrete. Sei proprio la pecora Grazie. Nera della famiglia. Questo è quello di Undertale, Flowey. Pazzo, scatenato. Così tanti spoiler possibili che non saprei da dove iniziare. Sì, sì, infatti è un po' spoileroso. Questo chi è? Non mi ricordo. Ho visto da che parte questo. Questo è un alieno. Questo è quello della bestia. Perché sta qua sta rosa? Vabbè. C'è le ciambelle dei Simpson, mi pare. Questo è un guanto di non so cosa. Ma sta mummia, regà, sta mummia è quella di Day of the Tentacle, mi sa. No, cioè gli assomiglia, forse non è quella. Anch'io mangio solo bambini, ma solo quelli che mi cadono in bocca. Ah, ok. Vabbè. La torcia, aspetta, no, prendiamo un attimo. Non voglio nessuno LV da te, sono un tipo acido. LV, votate, no. Qual è la domanda? Non me la leggerò. La torcia. Quando ero bambino ne avevo una simile. La tenevo sempre sotto il cuscino per difendermi dai mostri cattivi. Tipo loro? Ok, una torcia, muoio. Che ha fatto il foggia? Mancano le pile. C'ho due moderatori di foggia e si divertono non saprei come a fare usarlo. Sondaggi. I fratelli orco. Quante giornate disponibili nel campo avrà il foggia? Che ti renderà felice? Sto bevendo del succo. Okay. Indovina un po' che gusto è, due. Pompelmo? Bambino. Bambino. Oh, posso averne succo un di po' bambino. Aia. Ma anche di Fosia Casertana si sono picchiati, no? Vabbè, parliamo. Meglio non intromettersi in certe faccende private. Ok. Inebriati d'amore, SG. Ah, l'amore. Immortalato per sempre ad imperitura memoria. Il tifoso. Almeno finché non abbatteranno l'albero. Come al solito. Ora capisco cosa intendevano i media quando prevedevano una fantomatica invasione aliena negli anni Ottanta. Avrei sterminato intere orde pur di abbattere la vostra astronave da 300 punti. Allora, c'ho la mummia.
posso prendere niente di questa carne. L'anima della festa. È sempre un piacere rivederla. Davvero un bel posticino per una grigliata in famiglia. Parlo. Oh, mi scusi, non pensavo. Asteroide, sì. Eppure non riesco proprio a credere che una mummia attraente come lei... Nah, non si abbatta. Sono sicuro che troverà l'anima gemella. Deve solo avere pazienza. Adesso devo proprio salutarla, signor... signor Silence. Sul serio? Anch'io mangio solo bambini, ma solo quelli che mi cadono in bocca. Non c'è nient'altro da fare. Cioè, guarda, ci abbiamo 300 oggetti, 300 interazioni. Riusciremo a capire. Allora, ho esplorato tutto, mi pare. Mi pare che ho esplorato tutto. Mo... quale sarà la vera prossima mossa del gioco? Qui c'è anche un hit il pagliaccio, l'ho visto ora. Cabina suicidio. Vediamo un po'. È in uso. Troppo pigro per legarti un cappio intorno al collo? Quel ponte è troppo lontano da casa? La cabina suicidio è quello che fa per te. Seleziona la tua tipologia di morte tra le opzioni disponibili. Lenta e straziante, veloce e indolore, maldestra. Non credo che esista qualcosa di più maldestro che soffocare a causa di un'insospettabile allergia alle prugne. Infatti, oh, Nicrauer è anche mio, insieme, venite. Adesso ho caro Nicrauer. Cabina suicidio di Futurama, no? Sì, era di Futurama. Come stai, Nick? Ciao, Anna. Bentornato. È sotterrata. Di certo non posso farlo a mani nude. Yep, lo è, sì. Penso che ne farò installare una nei pressi di casa tua. Perché? Non si sa mai quando possa colpire la depressione. No, non si fanno queste cose. A quanto pare hanno anche il servizio clienti. Bello. 000-17170. Ah, si può chiamare? Poi non dire che non penso mai a te. Aspetta, aspetta, vediamo un po' se me lo segno. A quanto pare hanno anche il servizio clienti. 000-17170. Me lo segno. Poi non dire che non penso mai a te. Non so mai. Allora, ragazzi, ho esplorato tutto, mi sembra, bene o male. E mo dobbiamo andare avanti nel gioco, cioè usare gli oggetti trovati con quello che abbiamo. Quindi, per esempio, dobbiamo prendere le chiavi da sto tizio. C'ha le chiavi, questo. Come possiamo fare? Riparliamoci un attimo. Non c'è niente da dire. Meglio che vada. Vedi di non qui c'è un cocktail. Se metto la birra, gli do la birra. Vediamo. Ah, gli ho dato la birra. Ok. Che fammo? Con gli omaggi della casa, una bevuta non si rifiuta mai. Ma gli devo mettere qualcosa dentro, gli devo mettere. Oh, prendi, 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 prendi. Ehi tu, cosa credi di fare? Infatti. Peroncino, mai non posso. Decisamente improbabile. Gli devo mettere qualcosa dentro sta birra, probabilmente. Non so cosa, perché stiamo ancora. Tavolina, fine trattare. Udine, vi saluto, boys. Buon seguito. Non c'è una chattona. Grazie, grazie, caro Tonastro. Ciao, Zeldina. Buona serata a chi sta andando. Urien è andato da un bel po'. Non so dove è finito Urien. Intanto questa piange, mandragola. Cosa c'è che... Vorrei vedere se strappassero a te la terra. Tecnicamente mi hanno strappato la vita dal corpo. Sì. Non ho fatto mica tutto questo casino. Non solo, gli devi mettere qualcosa nella birra. Ma cosa? Tanto rifacciamoci la birra, che dici? Aspetta. Rifacciamoci la birra. Eccomi, scusami Daruzzo. Zeldina se n'è andata perché te ne sei andato. Adesso faccio anche Tonastro. Anche Tonastro. Ush. Allora, io ho esplorato tutto. Ho fatto un paninetto così. Ah, hai fatto bene. Io so che ti metto i fame le mie live, ne sono perfettamente consapevole. Esatto, ma io quando guardo questo tipologia di giochi, mi viene fame. Sì. E quando guardi i film, devo sgranocchiare qualcosa, non resisto. Infatti muovo, devo andare a pigliare pure qualcosa da sgranocchiare. E allora, la birra, gli ho dato la birra al tizio, al custode. Bravo, bravo Kirito, un esempio per ogni follower. Bravo Kirito, andiamo a seguire il caro Kirito. 6 ore, 42 minuti, 12. Proviamo la birra un attimino. Ah, la torcia la posso usare col Boogeyman, mo che ci penso. Sei consapevole del fatto che questa richiesta non ha alcun senso, vero? Gatto, veni fame pure a me, mannaggia. Vado un attimo a prendermi una cosa da sgranocchiare. Urien, intrattieni la chat intanto, per favore. Kirito pure. Intrattengo.
Volete sapere il colmo? Non lo so, Kirito, spara una freddura, dai. Salvaci, Kirito. È la nostra unica salvezza. Intanto sto mangiando un bel pezzo di pizza bianca con dentro il prosciutto cotto. Ma un prosciutto, ragazzi, che sembra porchetta. Approfittate adesso che non c'è Taro, potete dire tutto quello che volete, ragazzi. Vi reggerò il gioco, andate tranquilli. Saliva, saliva. Le so tutte. Ti ho trapassato l'occhio. L'occhio non è un verbo. Qua, intrattenetemi, dice Momo. Sono preso dei wafer scrausi della Consiglia. Pubblicità. Ho detto che anche scrausi forse è una buona pubblicità. Ma questa non la so. Cosa fanno? Scusa, che scale mai sentita. Cosa dicono due saliva, cassa fatta saliva, quando si incontrano? Che combinazione. Cioè, trovo solo l'occhio, l'occhio. Che combinazione. Vedi. Oh. Ok. Insomma, è in arrivo una tempesta. Mancano le pile. E ce l'abbiamo. Tranquillo. Ma che diavolo? Ecco qua. Abbiamo tre sembo. Commento di oggetti? Col tuo permesso prenderei questa, Boogie. Fai pure, te la sei guadagnata. Sì, ma io ho solo aperto la torcia, invece adesso c'è proprio la luce, vabbè. Il modo migliore per fare citare un hipster. Si sente il mio masticare in live? Il modo migliore per fare... Meno male. Almeno io non lo sento da Discord. È questo. ASMR, sì. La ciurma dei morti. Mi dà fastidio, ragazzi. Ma questo è sono le locandine di un concerto horror Billy che c'è horror stasera Billy. Al vecchio cimitero. Mio fratello non voleva interferire per la festa e ne ha tolte il più possibile. Avevano praticamente tappezzato l'intero quartiere. Allora ci sta. Ma quel pollo Monkey Island, il pollo con la carrucola. Pastelline Super Mario. Piccolo ragazzino impertinente. Ha un grande futuro davanti a sé. Non la so, il pollo con la carrucola. Tyler non mi voleva fra i piedi e mi ha chiuso qui. Dovevo pur far qualcosa per tutto questo tempo. Tyler, mi sa che il primo Monkey Island è usato. Ha organizzato lui la festa. Mi stavo annoiando e quindi ho pensato che sarebbe stato divertente spaventare chi entrava per sbaglio nello scappuccino. Ma bravo. Fossi stato al tuo posto avrei fatto anche di peggio. Mi ha fatto tutto, no? Quindi che ho preso alla fine? Aspetta, ho preso la Polaroid e va. Non so più niente. Qualcosa si illumina lì. C'era un'interazione se non sbaglio. Un po' più sotto. Più a sinistra. Io sto già preso. Già, ho già srotolato. Già. È questo. Ah, ok. Finito i wafer, era un pacchetto aperto. Ok. Mi siete anche goduti io che mangio i wafer, non succede tutti i giorni. Sono buoni per essere scrausi. Se la fame. 28 giorni, 6 ore, 42 minuti, 12 secondi. Teoricamente mo nella mappa dovrei vedere anche... No? Il concerto... del cimitero? Ah, ecco, sì. Ecco, sì, esatto. Quinto, ok. Quali sono i wafer esperti di informatica? Che vuol dire? No, olio. No. Oh. Sali e olio.
Che dito qua abbiamo trovato qualcuno che ti fa concorrenza. I loro film in bianco e nero. Che dici, scusa? Wagner. Bella, mi è piaciuta questa. Kirito, segnatela e rivendila questa. Questa è carina. È un unico epitaffio suddiviso sulle due lapidi. Fa freddo qui sotto. Neppure la morte gli ha fatto perdere la voglia di scherzare. Io e Ronald adoravamo guardare i loro film in bianco e nero. È un unico epitaffio su... Fa freddo qui sotto. Neppure la morte gli ha... La pala. Preso una pala. Mi sto già portando avanti con i lavori in vista della tua dipartita. Grazie. Aureola. Posso prendere l'aureola pure? Ah, c'è il Medievi. Il meno della santità non fa per me. Sir Daniel Fortesca, non ci ho mai giocato. Una statua nel cimitero cittadino è il giusto tributo a uno degli eroi della mia infanzia videoludica. Mai avrei immaginato che noi due un giorno avremmo avuto così tanto in comune. Anche se io ho avuto la fortuna di non perdere la mandibola. Better than my wife. Meglio di mia moglie. C'è il Diglett pure. È stato inaspettato. Aureola, che ci devo fare, però? Ok, gli angeli caduti, ma questo deve aver fatto davvero un tonfo notevole. Se uso la pala su questa aureola. E perché dovrei? No. Cosa c'era di sotterrato? La cabina dei suicidi c'era sotterrata. Non so se ce lo fa qualcosa. Flusso canalizzatore. È davvero curioso che molte intuizioni geniali siano solo il frutto di traumi cranici più o meno gravi. Che me ne faccio di un flusso canalizzatore che non... Futuro. Flussa. Ah, che un flusso. Non credo che sarebbe molto semplice portare questa lapide alla velocità di 88 miglia orarie. Ci serve una DeLorean, ci serve, sì. Ragazzi. Questo chi è? Lo sapevo, Alex. Cosa non si inventano pur di mascherare la raucedine? La raucedine? Ma se non è neppure in grado di cantare i suoi di pezzi. Metterò la tomba accanto alla tua, Alex, ci scriverò anche io. Ecco, questi Day of the Tentacle. Quantomeno non si può dire che gli manchi la. Potrete giocare Day of the Tentacle, ragazzi, grande avventura grafica. Ehi, ragazzi, potreste prestarmi qualche petardo? Questo lo volevo provare. Ho visto che è completamente in inglese. No, è italiano. Non lo vedi che abbiamo da fare? È italiano, italiano. Ma sei sicuro? Mm-mm. Certo, ho giocato in italiano. Potreste prestarmi qualche petardo? Fatteli comprare da tua madre. L'idra della Marvel sulla porta, io è vero? Non lo vedi che abbiamo da fare? Questo è Homer the Simpson, scritto Do Nuts. Drunk Do Nuts. Io non l'avevo visto. Potreste prestarmi qualche petardo? Fatteli comprare da tua madre. E levati dai piedi. Non lo. Faccio guarda. Ha davanti a sé una promettente carriera da piromane. Ok. Qui c'è un welcome con uno sotterrato. È la strega dell'est, secondo me. Fanno ridere questi vestiti. Di Mago di Oz. Ah, è vero. E quello lì è il simbolo dell'idra degli Avengers. Ma che lupetto giallo, però non mi ricordo che cos'era. La nonna di Ronald, voglio dire. La nonna di Ronald? Leggi. Sì, quella che stava pure a casa. Qui è sepolto Wilbur il re scimmia, morto sul corpo dopo essere scivolato su una buccia di banana. Ma questi sono quelli del gioco Don't Starve? Qui ha trovato l'eterna quiete Willow la piromane, morta di gioia durante uno spettacolo pirotecnico. Qui giace Wilson Percival Ixbury, eccelso scienziato feritosi mortalmente con la lama di un rasoio. Qui riposa Woody il boscaiolo, soffocato dopo aver inalato della polvere d'argento. Polvere d'argento. Ma questo che si sveglia così? Vedi, le voci, non ci sono le voci in italiano. Cioè, solamente... Vabbè, la voce. Ma che ti importa? Quasi tutti i giochi non hanno il doppiaggio in italiano, scusa. È tanta roba. Ma dai, ma scherzo. Poi perdere il gioco per questa cosa. Dai. Non immaginavo che avessero adepti persino tra il mondo arachnide. Illuminati. Col vostro business model fareste non poca fatica ad attecchire nel mondo ultraterreno. Cioè, questo ovviamente si sta cercando di risvegliare, dà una botta in testa e torna indietro. Ho visto bene? Scusate. Torna. Sì, sì. Okay. Che a me sembrava quella pelle e ossa, invece non è lui. Il fungo di Super Mario. Pelle e ossa, quel cartone? Asciugamano. Sì, non è. Asciugamano. L'oggetto più utile che l'autostopista galattico possa avere.
ti voglio dire solo perché, in ma... caso di emergenza. Potrai usarlo come vela di una mini zattera. Non penso che sarebbe in grado di darmi la risposta ad ogni interrogativo sulla natura dell'universo. Ma posso romperlo? La pala? Non funzionerà. Ok, parliamo con la nonnina. Spero che anche dopo il trapasso la sua vista da talpa non sia migliorata granché, così da potermi sempre spacciare per Ronald. Ah, ecco. Ciao, nonna. Sono Ronald. Nonna, non riesco proprio a capire cosa dici. A dentiera. Esatto. Stavo cliccando. Io non c'era arrivato, ci ho messo tipo, non so, ore per capire questa cosa. Bene. Dannata vecchiaia. Dannata morta. Ronald, tesoro di nonna, sei venuto a trovarmi? Sei così deperito. Ma mangi qualcosa? Una grave allergia alle prugne mi ha tolto la voglia. Ho una grave allergia alle prugne che mi ha letteralmente tolto la voglia di vivere. Beh, può succedere di sentirsi un po' costipati. Non c'è nulla di cui vergognarsi. Prova con le mele cotte o i kiwi. Nonna, ma non ti eri fatta cremare? Credi davvero che mi lasciassi rinchiudere dentro quella specie di vaso? Ho corrotto il becchino dicendogli di riempire l'urna con delle gomme da masticare. Me ne sono accorto. Le tue preferite, qualsiasi cosa per il mio piccolo Ronnie. Sarebbe davvero troppo. Sono vegano. Devo farti una confessione, sono vegano. Sarebbe troppo per lei. Ma cosa combina il nonno lassù? È da giorni ormai che tenta di uscire dalla sua bara. Peccato che ogni volta si dimentichi di fare attenzione alla testa. Beh, almeno ti lascia un po' tranquilla. Era ora. Non gli è bastato tormentarmi in vita. Nemmeno il tempo di morire, che subito ha pensato bene di farlo anche lui. Tornerò a trovarti molto presto, nonna. Ok. Dart a destra, già visto? Dart? Che? In alto a destra. Ah, quello della bella bestia, sta, Lumière. Lumière. Il filo di ragnatela è un materiale talmente resistente che farebbe sfigurare persino la cotta di mitra di Frodo. Troppo appiccicoso, non riuscirei a staccarlo dalle mani. Più che dei maglioni ci si potrebbero fare dei giubbotti antiproiettili. Ciao Nog, buon rientro a casa, grazie. Andiamo a seguire il caro Fornog, per favore. Ciao caro. La pala strada di Caraos. Potrebbe anche funzionare. Non posso una stupidaggine. Penso che ho fiammiferi, non so cosa devo fare. Non ti seguo Fornog. Io non so che ci devo fare con tutta sta roba, veramente non c'ho più pallida idea di quello che dobbiamo fare. Polaroid per fotografare la nonna. Meglio di no. Allora. Aspetta un attimo, Ronald. È pericoloso là fuori. È pieno di atei. Prendi questa. È pieno di atei. La Bibbia. Okay. Un aiutino dall'alto può sempre far comodo. Chissà che ci vuole fare la Bibbia. E studia, sì, ci proverò. Allora. Si dà i fiammiferi per fare le loro cosacce? Non saprei che farci. Da Gesù. Allora, possiamo dare da Gesù, veramente. Ne è già provvisto. Diamo la birra ai bambini e succede. L'utilizzo del mouse non era pensato per azioni del genere. L'assenzio lo faccio, metto nella birra. Che mischiare birra e coca. Pensavo facevo morire a quello là, al custode. Potrebbe anche funzionare. Prova. Non mi dice di no. Peggio che mischiare birra e coca. Gradazione alcolica del 65%. Forse meglio andarci piano. Devo mettere un altro bicchiere? Preferisco tenerlo nella bottiglia. Niente. Non capisco dove tu voglia. Non ti seguo. Manco io. Mi seguo. Ognuno di noi ha un buon piano che non funzionerà. Andiamo intanto da Gesù Godueo a dargli la Bibbia, però non penso che sia quello là fatto. Mi sembra che abbiamo esplorato tutto finora, giusto? Quindi mo bisogna solo applicare le giuste cose con le giuste cose. Poi ora Bibbia, Gesù. A che pro? Per farmi l'autografare. Esatto. Allora, c'ho un disco alieno, lo metto sulla canna da pesca e sono uguali.
Vediamo, vediamo. È ecco, della stessa grandezza, sì, del disco della canna da pesca. Perfetto. Fallo però, mettilo. Forse lo devo unire a qualcos'altro. Ma questa mo devo capirla sta cosa. Perché non me la fa mettere? Aspetta. Diventa, ok. Ora ricordo perché odiavo giocare alle giostre. Come la lo canna sostituisco? Da pesca è palesemente truccata. Ah no, adesso non riprendila. Se la puoi riprendere. Ok, cioè, ce l'hai presa. Sento di essere sulla strada non giusta, puoi... ma contromano. Ecco, contro... Esatto, te l'ha detto lui. Te l'ha detto lui. Che devo fare? Diciamo che è una calamita che non è più una calamita. Quindi adesso un momento non è funziona. È della stessa grandezza. Che devo fare, scusa? Adesso è una calamita che non è... Non funziona più. Ah, quindi bisogna farci un elettrizzarla. Okay. Bisogna elettrizzarla in qualche modo. Ok, calamitizzare. Sto vedendo dove posso calamitizzare. Calamitizzare. C'è una parola che mi viene proprio in mente. Dove la posso calamitizzare? 28 giorni, 6 ore, 42 minuti, 12 secondi. Ecco quando il mondo finirà. Vediamo se lui riconosce questo disco alieno. Sei consapevole del fatto che questa... No, non mi aveva senso perché era alieno. Scusa. È in arrivo una tempesta. Era sensatissima. Questi stanno aspettando il loro turno. Se vado qua sopra cosa ci abbiamo? Io do al dragone. No. 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 Dobbiamo farla calamitizzare. Non voglio andare nel telefono. Non c'ho manco i sordi. Allora. Questi non chiedo io. Questi fare orco in un bambino. Questo che balla. Sto riesplorando tutto per vedere cosa mi può calamitizzare. Calamity J. Ripasso più tardi. Intanto ci hai messo tu, Urien, a capire cosa devi fare della vita tua? Insomma, ancora lo sto capendo, sono passati 40 anni quasi. Intendevo in questo gioco, intendevo. Allora... che c'è qua? Pila stilo, un'altra? Attenzione. Tento. Un'altra pila stilo. Ok. Con la palla posso deseppellire questa cabina? Sento una strana energia che mi spinge a fare cose che... No, direi di no. Sulla destra c'è qualcosa di... Sbaglio, c'è qualcosa che prima non c'era. Impossibile, è bloccato dalla ruggine. Bloccato dalla ruggine? Come si può deruginare qualcosa? No, ma saprei che fare. Volevo dire hit non c'era quando siamo arrivati, no? Spuntato adesso. Ha capito, l'ho visto così, era così detto... per dirti. Ah no, l'ho detto prima, non c'eri, mi sa. Detto prima di Alois. Ecco, qui potresti pure fare qualcosa, ad esempio. Devo prendere le chiavi da questo. Ma c'ho le cose. Qualcosa ce l'hai, no? C'ho la birra, gliel'ho data, poi. C'ho la birra. Gliela do e poi però. Sento una strana energia. Non so che metti i capelli. Non funzionerà. Non capisco dove tu voglia andare a parare. E anche un'altra soluzione. Oh, non c'ho idea. Un pochino più diretta. Meglio di no. Un pochino più diretta. Io colpo tutta la del mondo. Devo dire una palata in testa. Estrarre una pala di fronte ad un omaccione di 2 metri, beh, forse non è una grande idea. Però potrebbe essere una grande idea, se...
Mi sto già portando. Se quello beve tanto, non lo so. Quanto lo fa bere? Non so se fossero. Se è troppo prematuro il fatto che gli verso la birra senza niente. Con gli omaggi della casa, una bevuta non si rifiuta mai. Io, che altro c'è nell'inventario? La Polaroid. Fallo tu piuttosto. La facciamo Andragora. La foto. Non saprei come usarlo. Esatto, Max, una palata, Max, la pianta. Ci avevo pensato. Però poi ha risolto. Ha risolto. Non so immaginare che casino farebbe se la dissotterrassi del tutto. Magari, se con torte ci ho provato. La birra non ce l'ho più. La devo andare a riprendere. Ci sei. Oppure? Preferisco tenere. Il custode realmente non mi sembra un tipo da super alcolici. No, non era così. E allora mi ricordo neanche io. No, davvero, senti. Che ricordo, che ricordo di mettergli qualcosa nel cocktail, ma non mi ricordo cosa allora. Pensavo allo Senzio. Sento una strana energia. Ma che non ci manca qualcosa. Preferisco tenerlo nella Senzio bottiglia. Vai, riprende la birra e poi. O devo ubriacarlo tre volte. Peperoncino ci ho già provato nella. No, no, ci manca qualcosa, cavolo, non me ne scrivo da. Facciamo così, facciamo prima. Riprendo la birra e poi che faccio? Gliela devo fare bere una terza volta? E poi gli tirerei una cosa dritta in testa, la birra in testa? Se gli do la cosa. Quello sì. Aspetta. Voglio provare a dare la cosa d'amore a questo qui, gliela dà la ragazza, vediamo un po' tante volte. Sono accorto di idee. No. Allora, riprendiamo la birra. Riprendiamo la birra. 28 giorni, 6 ore, 42 minuti, 12 secondi. Ok. Ecco quando il mondo finirà. E poi gli direi una cosa dritta in testa, che vuol dire? Non ha senso. Cioè, c'ho tutto quanto, Delux, per fare sta cosa? Ti serviva più birra, quindi più volte. Ah, più... Prova... Sì, vabbè, prova a dargli questa, intanto, magari bastano due. Mentre beri, tirerei una cosa, Cocktail. Che gli tiriamo, però? Una pala? L'unica che c'hai. Con gli omaggi della casa... Una bevuta... Ah, vedi? Così, mentre si gira. Va bene, cioè, se mi è arrivato, raga. Ma nella vita se è arrivato a sta cosa. KO! Mamma mia, Non fissate. Sventrata, non avevo altra scelta. Cioè, proprio male gliela ha fatta. Guarda, la testa nel paninetto. Cioè, qualche ora di sonno gli farà bene. Era troppo stressato. Cioè, sarebbe arrivato, Delux, veramente. Sì, ci sono questa parte qui, ci sono delle cose davvero da casa. È solo svenuto. Da impazzire. Forse. Perché di solito il gioco, se tu provi la palla su di lui, dovrebbe dirti in questo momento meglio non farlo, buone, ma tu non hai voluto darmi retta. Fra qualche ora starai benissimo. No. Ciao, qui la festa. Ciao caro Alonor. Come stai? Benvenuto, ma te l'ha detto. Silenzio. Ha detto che è troppo grosso. Che ha detto? Le chiavi le ho prese poi alla fine, scusate. Ah, eccole. Bene, bene. Tra l'altro dopo continuiamo pure. Ciao Madfox, ne so, caro Madfox, è fuori, come stai? Beh, mo cominciamo a gridare. Ha detto non posso farlo mentre lui guarda. Davvero ha detto così, Momo? Cioè, mi sono proprio perso sta cosa. Sì. No, allora, se l'avevo capito da mo, cioè, ci è arrivato allora. Se l'ha detto, vabbè, perché c'è Urien che mi distrae. Esatto, l'ho depisto io. Infatti. Grazie, tutto bene, Madfox. la tazza della Katsuki. Che sta combinando? Ma che sono tutti soggetti, mo, dai, raga, non ce la posso fare. Quello lì, quello sulla destra, dai, okay. Ce l'hai, dai. Cos'è? Questo è la Katsuki, questo è Fallout, sì. Okay? Esatto. No, non l'ho giocato però. Li sappiamo tutti. Sì. Mangia nastri. E la biglia, non la credevo la biglia. Che qualcuno le utilizzasse ancora. No, niente. Per quanto l'idea volevo mi dire la palla da biliardo, ma ho detto la biglia. Capisco che è una tecnologia un po' datata, ma serve una cassetta per ascoltare la musica. Okay. Non essere precipitoso.
Dove mette una musichetta, non ho capito. Perché? Prima altro? Devo posizionare il braccio sopra l'armadio. Ok. Non si vede niente, se mi fa vedere dove va. Ok. No, gira, no, devo girare a destra. Scheletro detective. Non è proprio un detective, però. Ok, il custode non è proprio il massimo della simpatia, ma volergli distruggere la baracca sembra troppo anche. Sta andando bene, sì. Un qualche aiutino dalla chat ogni tanto, perché no. Sì, 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 così sbagliato. I pistaggi di Urien, eh. Aspetta, aspetta. Porta fuori strada. Ah, ecco, mo sta sopra l'armadio, mo. Sì. Non essere precipitoso. Mo vi faccio vedere. Ok, questi sono gli oggetti che abbiamo. Ci abbiamo la pirite, il megafono, il plutonio, peperoncino, bicchieri vuoti, lettera d'amore, papillon spruzzacqua, bucato, l'assenzio, fiammiferi, capelli biondi, cravatta, disco alieno da magnetizzare, tra l'altro, polaroid, bibbia, pila. Non essere... è in posizione. È in posizione, eh. Non essere precipitoso. Fa? Scusa, cioè... altra leva. Basta braccio, ok. Dal giorno 1, sì. Ok, ok, ho capito, ok. Ok. Olè. Ottimo, ottimo, ottimo. Primo il gioco, bravo. Ma devo chiamare la ditta al corriere, là. Mi sembra, però mi sembra un po' troppo presto, mi sembra. Sì, sei un po' prestino. No, non volevo dire. Ti sembro doveva in fare grado di spostare da solo un armadio. Eh? Doveva fare qualcosa il quarterback per questo, già no? Fatto. Ok. Non immaginavo fosse... il quarterback che deve fare esattamente? Spostarlo? Esatto, esatto. Alenor, hai detto una cosa saggissima. Sì, aveva detto che se l'aiutavi ti sì, dava una mano lui con l'armadio. Peccato che muore. Come faccio a mandare via gente da quella stanza? C'è un modo. Non c'è manco il naso. Però ancora non hai melma, sì. Non hai ancora tutto. Ci abbiamo lui, il quarterback forsuto. Non serve la melma. Cosa le vuoi? Cosa vuoi? La melma. Meglio forsuto. Che vada adesso. Questa è stata una delle parti dove mi sono bloccato. Dove siamo bloccati un'ora. Proprio un'ora. Perché cioè, c'è qualcosa per capire questa cosa. Hai delle cose in inventario che tu devi cominciare a chiederti. Che ci faccio? Mio marito potrebbe sentirci. Non funziona. Tra l'altro ci stava pure quella cosa. Ah, la pianta. Mo gli do l'assenzia a quella pianta. Ci provo. Aspetta. Usare tutto con tutto non funzionerà in questa avventura. La birra se la beve la pianta per caso? Dimmi sì o no. La cosa? La pianta? La prende la birra? Se gliela do? No, no. Ok. No. Giusto per evitare di andare su e giù. Questo non posso fare. Che posso fare? Cioè abbiamo sta pianta che ci impedisce. Ok, decisamente non è una buona idea. Non è una buona idea al momento. Ma il disco alieno, non potevo elettrizzarlo con quel magnete? Non era un magnete lì alla discarica, non so di no. Io adesso mi sono perso cosa hai fatto alla spiaggia. A spiaggia... che non c'ero. Ho mandato via il tizio della caverna. Non so dove sta. Basta? Quando sì. Hai parlato con lo scienziato hai fatto qualcosa lì? No. Un polaroid. Il modo migliore... forse doveva polaroid allo scienziato. Anche se forse fai prima dimmi tu sì no. No. Così no. Veloce te lo fare. Dimmi tu. Non capisco dove tu voglia andare a parare. Infatti. Poi abbiamo spruzzacqua, non so proprio che ci devo fare. E questo è uno che massimo. È uno scienziato. Che cosa gli vuoi dare? La Bibbia. Le cose che ha lì dentro. Ognuno di noi ha un buon piano. Non fa male come idea. Però c'è qualcosa che di questa cosa aliena? Oh. Non credo che. Vicini, ma dai. Il plutonio, è vero. Perché dovrei? No. Avvenite allora. Cioè. Non, so. Non ti seguo. Ah, il plutonio ero sicuro che serviva per la macchina del tempo. Non so. Perché dovrei? Perché allora no, ci manca qualcosa. Ci manca qualcosa allora. Ci manca qualcosa, sì, perché non è. Qualcosa da fare, ci manca qualcosa da cosa? Fare. Ripasso più tardi, ci si becca qualcosa dopo. Cosa che fa funzionare il macchinario, la corrente, che cosa serve?
Lo scienziato deve aver visto. Che diceva lui, scusa? È tua questa? Sì, anche se al. La solita scusa per dire. Funzionerà e finalmente tu. Ma non sei. È quello che. No, non dice niente, raga. Ripasso più tardi, ci si becca dopo. Allora, plutonio. Perché dovrei? Guarda, chiarisa, aspetta. Ah, perché bisogna capire perché devo tornare nella nostra. Next Eguder, sì, Next Eguder. Non mollare. Dobbiamo trovare la motivazione prima, dobbiamo fare altre cose. Aspetta qualcuno. Sembri piuttosto. Ho ordinato online un nuovo carburatore. E tarda ancora ad arrivare. Mi sentiranno e come? Quelli del Dead servizio Crazy Science. Dead Crazy Science. Devo certo chiamarli forse. Su internet si trova da. Non c'ho manco i soldi per chiamare internet. Immagini qua. Ripasso più tardi. Però vedi che ti dice quando usi. Perché dovrei, ti dice. Quindi secondo me non c'è ancora il motivo per cui tornare indietro. Quindi secondo me dobbiamo fare altro. Quindi guarda, ti do una manona. Perché davvero io qui ci sono stato ore e ore. Qui c'hai due oggetti nell'inventario. Ma combinati. Che sono da abbinare. No, non combinati, ma vanno dati a due. Basta, cioè. Se lo vuoi proprio dritto, dimmelo. No, sennò no, c'hai proprio. Ma a due di qualsiasi personaggio che stanno qui o. No. O in giro per il gioco? Facciamo così, in giro per il gioco. Non è un personaggio. Non è un personaggio. Bisogna dargli queste cose che hai. No. Non è un personaggio. Infatti questa cosa mi ha spiazzato. Esatto, mi ha spiazzato tantissimo. Ci sarei mai arrivato. Ci abbiamo messo tanto. Levati dalla testa l'idea di farmela indossare. Quel biondino si darà pure da fare con le ragazze, ma certo che ne perde di capelli. Pronostico la calvizie prima dei 30. Anzi, ecco, guarda, se mi dai una mano, mi dai una mano a capire una cosa. Se torni un attimo indietro nel... Ah, ciao Nano, benvenuto. Se torni un attimo indietro nella casa, dove c'era la festa, perché voglio vedere. Questa cosa io non c'ero arrivato, voglio vedere se. C'è una cosina andando verso l'alieno, praticamente. Aspetta. No, qui, scusa, io la dove ballava. Decisamente. Ah, pure lui serviva per qualcosa, ma. Cosa? Fiammi. Bruciamogli sto coso. Meglio di no. Prova. C'è il megafono, il megafono devo farci qualcosa. In fin dei conti, averlo tra le mani ti dà uno. Sono accorto. Esatto. Per cucire. Ti dava quell'indicazione prima, però non ricordo cosa al momento. Però eccoci, qui c'è proprio una cosa che sblocca. Qui dove? Cioè dentro, verso l'alieno. Verso l'alieno. Io voglio capire se era sta cosa mi ci doveva far arrivare. 28 giorni, 6 ore, 42 minuti, 12 secondi. Esatto. Qui il gioco in questa parte ti fa capire una cosa molto importante. Complimenti, del gioco. Bella musica. Io non ci ero arrivato, ci ho messo un'ora e mezza. Come ci ha fatto, scusa. E se ne è accorta Zeldin. Adesso diciamo, osserva molto bene questa scena qua. E nell'inventario è una cosa qui che il gioco ti suggerisce. Non capisco dove. No, non devi dargli nulla all'alieno. Ah, ok. Devi vedere, devi osservare lo scenario. Perché qui lo scenario ti sta suggerendo qualcosa. Sta dicendo, guarda che hai qualcosa nell'inventario che potrebbe servirti per fare una cosa. Io non ci sarei mai. Ci ho detto un'ora e mezza. Se non avessi vista Zeldina è. No, non c'ho idea, scusate. Allora, di tutti gli oggetti che hai nell'inventario, qui nella scena ce n'è uno. Quindi loro ti stanno dicendo cosa farci. È cattivissima sta cosa. Sono stati geniali. No, non ho capito. Bella musica. Non l'ho capito. Guarda verso la... perché c'è un cesante. Servirà. Ok. 28 giorni. Complimenti. Comunque dai, facciamo così, dai. Guarda il ritratto che c'è lì dietro. Dietro dove? L'unico ritratto che c'è. Questo. Esatto. Quello era il suggerimento del gioco.
Perché insistono su Stanlio Olio? C'è un ma c'è una citazione a Stanlio Olio proprio che aiuta la cosa? Riguarda bene il quadro e poi riguarda nell'inventario. Papillon? Oh, ecco. Poi? No. Quindi? C'è qualcosa di malsano. Dov'è che l'hai visto qualcos'altro riferito a Stanlio Olio? C'è la tomba. La tomba e c'è il quadro di Olio sopra. E Olio sopra? Com'era? C'è la cravatta. C'è tutti, te rendi conto? No, non ci posso credere, non ci posso credere. Io ti giuro, io è bloccato, cioè un'ora e mezza di live così. Vabbè, non ma sa perché... cosa, scusa, uno del... caspita! Cattivissimi. Vabbè, dai, raga, non ci posso credere. Stati cattivissimi, no, però geniali allo stesso tempo. Ho capito. Poi dice che è bucato sto papiglione, figurati. Oddio. Addirittura. I fiammiferi. Ok, immaginavo. Ci ha messo mesi. Sistema di accensione automatico. Attivato. Addirittura la torcia. Oddio, artizio là dentro. Mi sono già spoilerato. Però mi mette in inquietudine. Allora, questi sono tipo Futurama. Questi qua. Questo qui così. Non si può vedere. Cioè. Che brutti ceffi. Parla per te. Me lo sono solo immaginato. Questo dovrebbe essere un riferimento qualcosa. A Portal. Niente che c'erai due. Meno male. Per un attimo credevo di essere impazzito. Non so, Come pretendi che possa parlare a delle teste in salamoia? Devono aver pronunciato le loro ultime parole parecchio tempo fa ormai. Peccato non valga lo stesso per te. Tutto questo puntare e cliccare mi stressa. Devo assolutamente prendermi una vacanza prima o poi. Sì, sembrano questi sono dentro un barattolo. Non è proprio Futurama identico. Neanche io l'ho trovato questi che sono. Sono youtuber secondo Come me. Come pretendi che possa parlare a delle teste in salamoia? Forse Devono gente che ha kickstartato. Parole parecchio YouTuber tempo fa ormai. Dice. Peccato non valga lo stesso per te. Tutto questo Stepney dice Alex. Non sapevo come chiamarlo. Ho la vaga impressione che qualcuno qui avesse perso l'ispirazione. Non sapevo come chiamarlo. Ciao Raven, un SO al caro Raven per favore. Te, è il tuo nome? No. Io non ho un nome. Infatti. Forse proprio perché i tuoi genitori non sapevano come chiamarti. Grazie, forse. Grazie. Quindi ho ragione io, è il tuo nome. Io ho già detto che non mi chiamo così. Dovresti proprio rimetterti in forma. Perché dici così? Perché dici forse così? Perché non riesci neppure a uscire dal tuo loculo? Ma mi sono appena messo a dieta. Non tocco una pizza da settimana. È solo perché l'ultima volta ha divorato anche il fattorino. Ma chi l'ha detto? Ha detto quella a sinistra. Attimo solo. Aspetta un attimo, ho scritto Lietta cosa mangiamo stasera. Non lo so. Pensaci tu. O cotolette o pasta per domani al lavoro. Aspettate. Oh Gegita cara. Grazie mamma per essere la Gegita. O buffer spucciati del latte. Esatto. Ci ho già mangiato. Che hai fatto al braccio? Che ti è successo al braccio? C'ha fame. Ciao Gegi. Ho fame, mi ho dato un morso. Deve aver Come fatto stai, un male cane. Pettino bellino. Era buono, il braccio è schifo. Mi pare di capire che sei un cannibale. Non faccio molta differenza quando c'è di mezzo il cibo. Non intendi mica provare a mangiare anche me, tutto vero? Ossa. Se fossero tutti come te a quest'ora, sarei morto di fame da un pezzo. Ho mangiato il fattorino. In effetti hai ragione. Vado a fare quattro passi in mi giro. Mi sa che ci dobbiamo fare questo. Raggiungimi più tardi, ok? Incastrato, poverino. Gli facciamo mangiare il peperoncino a questo. Fallo tu piuttosto. Oh, ma niente. 1861, che potrebbe anche essere 1981 al contrario. Mm-hmm. Ah, mi ricordo che ci hai fatto qualcosa, ma non mi ricordo cosa. Questa targa antica. Un generico 1861. Questo è un altro di quei pezzi. Questa targa proprio deve andare a uscire fuori dai passi. Cioè magia nera ad uso e consumo testa. Quotidiano. Ottimo. Ci sarà un motivo se è rimasto lì per così tanti anni senza che nessuno l'abbia preso. Infatti, lasciamolo lì. Quindi. Ah, così lo usiamo proprio.
Oh signore, quanta roba. Capitolo 1, sortileggi. Capitolo 1, sortileggi. Come maledire vostra suocera e vivere felici. Catturate un animale selvatico a cui associare la vittima. L'80% dei lettori scelgono una serpe. Aspettate la mezzanotte e il chiaro di luna per battezzare l'animale col suo nome. Liberate vostra suocera, cioè l'animale, in aperta campagna. La vostra amata mammina acquisita avrà così perso l'uso della parola. Rimuovete i tappi dalle orecchie e gustatevi il rinnovato silenzio. Ma davvero dobbiamo fare sta roba? Purtroppo il suddetto sortileggio non è efficace anche su mogli e mariti. Qualcosa è fondamentale. Ok, Gigi dice sono KO. Ora mi riposo 5 minuti e poi andrò a provare la sua cenata. Riposati qui con noi. Devo far uscire Zilla qua. Ecco. Nel mentre Taro si gira. Sì, è finito. No, già qua, cavolo, mannaggia. Sono già qui col buon Zilla, tranquilli. Ma che gioco è? Un'avventura punta e clicca. E mo non ho capito. L'ho preso alla Games Week, Alonor. Costato pure abbastanza. Però il Yugong non l'ho trovato. Me l'hanno soffiato il giorno prima altri ragazzi, purtroppo. Ho preso anche lo Sfill. Rileggiamo sta cosa. Sta suocera è vivere felici. Sì, infatti. Catturate un animale selvatico a cui associare la vittima. L'80% dei un animale selvatico serve. Ragazzi, animale selvatico per battezzare l'animale col suo nome. Liberate vostra suocera, cioè l'animale in aperta campagna. La vostra amata mammina acquisita avrà così perso l'uso della parola. Ma chi era mia suocera, però, scusate, quello che non capisco. Rinnovato silenzio. Achtung, purtroppo il suddetto sortileggio. Achtung vuol dire sedute, mamma mia, raga, non voglio leggere sta capitolo roba. Capitolo 2. Come soddisfare il vostro complesso di Edipo anche se vostra madre vi ha lasciato. Oddio. Sedete attorno a un tavolino con altre persone che intendono comunicare con la vostra defunta madre. Evitate quindi vostra moglie. Mettete una candela di cera al centro del tavolo. Ah, scusa, ho tolto Sil, tenendovi per mano o toccandovi con i mignoli. A questo punto chiudete gli occhi e invitate a voi il defunto. Alcuni defunti non amano comunicare verbalmente. Preparate quindi un mezzo alternativo come penne o macchine da scrivere. Achtung, ricordate sempre di non inimicarvi. Ecco il signor Yuri. Comunicare nuovamente con lui. Adesso intanto al signor Yuri, intanto che va a fare quello che deve fare. Cadetta alla fine sta su. Pure stregoneria. No, infatti mi hai preso in questo momento. No. Capitolo 2. Non volevo il gioco. Create un cerchio. Aspetta, capito. A questo punto chiudete gli occhi. Alcuni defunti non amano comunicare verbalmente. Preparate macchina a scrivere, poi. Ricordate sempre di non inimicarvi il defunto se intendete comunicare nuovamente con lui. Non inimicarvi vostra moglie, questa è saggissima. Saggissima. Happy wife, happy life, come dice Donastro, mi raccomando. Accende PC, arrivo, ok. Ti aspettiamo in vocale, Yuri. Capitolo 3. Pratiche voodoo. Venghi, come venghi. Vendicarsi dei bulli della scuola restando distanza a distanza di sicurezza. Bello. Recuperate dei campioni di capelli o unghie del bullo in questione. I capelli ce l'abbiamo, ok. Ok, meno di pezza. Costa. Al centro di un ce l'abbiamo il pentacolo pure. E incanalate il vostro odio sul bullo. Immaginarlo con la testa immersa nella tazza aumenta le probabilità di riuscita. Oh, se il rituale avrà successo, la bambola assumerà i connotati della vittima. E la bambola da bravo. Procuratevi dunque un ago o degli spilli per colpire la bambola. Godetevi la vostra vendetta. Ok, questo sicuramente ci è utile. Non danneggiare la bambola, alla Monkey Island, questa è una citazione. Alla portata dei bambini. Filtri d'amore. Oh, Andrew Fede, facciamo un SO Andrew Fede, che sono delle streamer in erba, se non sbaglio, se mi ricordo la lore. Yep, yep. Facciamo un SO per favore, andiamo a seguire. Corretto Andrew Fede, grazie, siete passate comunque. Benvenute. Filtri d'amore. Capitolo 4. Filtri d'amore. Prego, prego. Come uscire dalla friendzone e ovviare. Avete mai giocato delle avventure grafiche? Uscire da friendzone. Una fotografia della vostra futura metà. Non dovreste avere problemi dopo quanti tanti anni di stalking. Infatti. Immergete dei fiori di rosa e chiodi di garofano in una soluzione di acqua piovana e vino rosso. Mettete quindi il composto sul fuoco fino a portarlo a ebollizione. Se questo non ce l'abbiamo. Una volta raffreddato, bevete il filtro d'amore così ultimato. Attendete comodamente a casa il suo arrivo. Achtung. Ricordatevi di adottare sempre le dovute precauzioni. Hai finito ora la live. Che avete fatto? Dark Souls 3. Ah, dove i Souls? Io mi è bastata la mia avventura su Elden Ring. Mi è bastata. Allora, sicuramente dobbiamo fare quella cosa della bambola voodoo. Non c'ho bambole, però. Non c'ho bambola. Mostro marino. Non si può certo dire che si vivessero tempi tranquilli nell'oceano profondo. Posso suggerire un bravo estetista, se mi è permesso? Ok. Seguiamo. Questo è il caso di un zombie. Che eleganza. Sì.
Le devi seguire perché, perché sono ragazze o perché sono da poco su Twitch o perché giocano i Souls? No, perché, perché sono giardiniere. Ok. Ah, giardiniere, dove? Che ha detto? Ha detto tu che sono in erba. In erba. Per tutto, ok. Brava, sei vari, siete varieti allora, come me, più o meno. Buonasera, più o meno. Ciao, bello Sicuino. Bello Sicuino, questo è Urien. Che fa con queste voci così. Hai visto, come ti lancio follower, Andrew Fede? Che hai fatto adesso? Cosa ti è successo alla testa? Tesoro mio, sono uno zombie, mi sto decomponendo. Sì, avevo letto nonno il nome dell'hotspot, ma faticavo a credere. Mi fate un esso a Urien, così lo vanno a seguire anche Andrew Fede. Così mi fai davvero arrossire, ma del resto è normale. No, non parla così Urien, sto scherzando. Quando non sia la però non parla così. Non lo so, sì. Così sublime. Però potrebbe doppiarlo. Ah, fammi vedere se tante volte ci sta. Ci sta. No, non ci sta, non ci sta. Ah, ok, tanto sto in waiting room. Bravo, Max Red. Andate a seguire anche Max Red, mi raccomando. Urien palese. Aspettate, controllo. Ok, preferisce pasta di dieta. Va benissimo. Rispondo come se non fossi in live, così non dirà sei in live e non mi risponde. Ma sì, ma che, che pasta gli fai? Io faccio gli fare lei. Ah, ecco, così. Io scelgo solo. Io penso gliela facevi trovare pronta. Vabbè, vabbè. Ah, il periodo prima che mi prendevano col concorso che avevo vinto, che aspettavo la chiamata dal comune, che stavo diciamo in disoccupazione, mi ero messo un po' a cucinare io quando lei andava a fare babysitter, quel periodo, sì. È che tornato Uri e non voglio niente. I pompieri? No, non è vero, bravissimo. Oh, la pizza l'abbiamo ordinata l'altro ieri. Allora, non si può fare sempre pizza. Ancora non sono uno streamer di tale livello che mi ordina pizza ogni sera. Prego, Andrew, Fede, prego, prego. Tipo stalker, però. Dove ringrazio uno per uno, bravo, bravo. Io lo seguo, Uri, in che senso, stalker? No, no, io faccio quello che si può. Quindi ti piacciono i cervelli, cervelli, giusto? Certo che sì, Ossicino. Io Ossicino. Adoro i cervelli, ma solo quelli maschili, se capisci. Purtroppo un po' lo intendo. Bene. Infatti. Grazie, mamma. Sì. Mamma, poi ti do faccio il bonifico. Gran bell'abito. L'ho indossato per il giorno del mio matrimonio. Era l'ultimo immagino giorno, sia è stato. Un ricordo a cui sei molto legato. Decisamente, visto e considerato che anche il giorno in cui mi sono che brutta cosa. Suicidato. Perché? Perché sta sopra un mammutto più che altro? Cianuro. Per la cronaca, okay. Lei era incredibilmente bella, Era bella, ma non era davvero il mio genere. E, quindi... e presumo non per una questione di bionde o amore. Lo stiamo leggendo. E poi non sopportavo che avesse la pelle più liscia della mia. E proprio non riuscivo a farmene una ragione. Ah, poveri noi. È un amore non solo per quello. Non solo per quello si vede. In che senso? ciao, sera, salutatevi tutti. Che ci fai rinchiuso qui dentro? Che ci fai rinchiuso qui dentro? Un tempo questa era la cripta della mia famiglia. Sono stato sepolto qui. Parecchio tempo fa, si direbbe. Quanti anni hai esattamente? Non essere indelicato, tesoruccio. Non è elegante chiedere l'età a uno zombie. Vabbè. Chiedo umilmente scusa. Ah, la faccia buona, grazie, grazie. La faccia buona. Anche Urien c'ha la faccia buona, sempre nelle sue live. Qui non si palesa, qui. Che è il dottore, Yuri? Sì, signori, è arrivato. Mi sentite? Sì, aspetta che aumento un dottore, pochino. Buonasera. Buonasera. Allora, mi fate un altro SO anche a quelli del Magma, per favore, che è la terza voce che sentite. E ci accompagnerà fra poco in un altro gioco, perché sto facendo una mega live oggi. È da Lazio, purtroppo. Veramente, pure io sono da Lazio, Max. Mi spiace. Scusate, dalla regia lì, cioè, prendo un attimo la scena, perdonami. Okay, mi bannate, Max. Seguite anche Max. Ma che bravo che è Urien, che mi ha fatto anche un ban. No, sì, ha fatto. Penso, tutta, non si sentire troppo lusingato, l'ha fatta tutta Twitch il ban. Vabbè, ma io mi sento lusingato perché l'ha fatta a me. Nessuno mi ha mai fatto un banner. Ah, sì, va bene, ma nessuno. È bravo, dai. Urien, è bravo. A te l'ha fatto? Sì. Vai a vedere nel canale. Taro è stato quasi il primo. Sono sicuro che secondo te. Pure io, Taro, cosa? Della Lazio? Siete di Roma? Attenzione, Urien. Dai. Altri razziali. Ci posso credere, altri razziali. Che è successo? Aguilotto? Grande. No, sono due ragazze. Sono due ragazze, se non sbaglio. Stando alle info del loro profilo, mi sembra.
Siete due ragazze, una, due, tre, otto. Niente, chiaro, mi ha detto totalmente no. Neutrale. Sì, lui è Pagnottaro, Yuri. Pagnottaro, quei da Pagnotto dovrebbe chiamarsi il canale suo. No? Quelli della mortazza. Hai visto come attiriamo i laziali? Ah, maschio. No, maschio. Ah, perché ho letto. Non ho capito niente. Ho capito nulla. Ho capito. Però siete una coppia di stima. Andrew Fede, so una coppia di stima. Comunque, maschio. Ah, benvenuto. Sei tra lazialotti allora. Del Milan. Nell'aquilotto okay. Di casa. Bene, dai. Siamo già quattro laziali nel nostro giro comunque. Stavo dicendo, Urien, tu dimmi quando, fino a quando puoi rimanere tranquillamente. Ma quindi tu, Taro, sei della Lazio? Quando sì. È pronto Yuri, va benissimo. Miliardo di volte io ho scritto sto dalla Lazio a Yuri in chat sua e mi ignorava puntualmente, giustamente, quindi non gli è entrato. Io non ne capisco niente di calcio, non ho ancora capito se... c'è presente quelle persone 11 contro 11 che giocano con un pallone dentro un campo rettangolare. Io ho 16 moderatori per farli giocare a calcio. Mammo fa la cheerleader, gli altri 15 fanno il gioco. Ti sconsiglio di prendere me come giocatore. Fa l'allenatore allora. Peggio mi sento. Io lo metterei a fare gioco pure sposato. Pure sposato il signor Andrew, come me. Io pure sono sposato. E pensa Andrew, che immagino sei tu Andrew, sabato, sì, ciao, venerdì 8 dicembre, 10:30 ci verrà mia moglie in live per la seconda volta da quando c'è questo canale in occasione dei 2000 follower, quindi molto commovente. È da Roma tua moglie, ah vabbè, succede anche a me, tipo Ilari e Totti, una cosa del genere. al contrario. Sandra Raimondo, che magari ha avuto una fine migliore. Speriamo, no, infatti. Ilari e Totti direi che ormai... Nel latte c'è tanto calcio, perché... Metti su team, il taro team, esatto. So Andy che mi fa fare panchina, no? Non è vero. Se c'è da giocare io mi propongo. Ok, Max, vuoi diventare moderatore? Convivo, ma ormai è come se lo fossi. Ah, beh, dici mia moglie... Ah, ho capito. È da tanto tempo. Mi dovete compatire. Io sapevo che il taro team era una squadra di basket. Da quando? Ah, perché siamo tanti alti dei moderatori, ok. Dobbiamo esserci tutti. Anch'io mi iscrivo alla squadra degli alti, allora. Quanto sei tu, Yuri? 1,85. Ah, ok, come Brunello. Allora. Può essere sia di basket che di calcio. Brunello, sì, facciamo tutto. Fino a fatto. Brunello la sera. È Vince Week, non ho visto più, Dì la verità. No, è vivo, è venuto lunedì, hanno fatto Baldur's. E mani tutti proprio si arrampica. Si arrampica. Vacci piano con le avanze. Non è. Ho detto che puzza e dice l'avanzo, va bene. Oh, hai Peralbi. S.O. Sono dai Peralbi, per favore, seguitevi tutti. Comunque devo dire che io per sono già un moderatore in vocale, quindi al riposo faranno gli altri. Ecco, infatti. Esatto. Doppio S.O. Ma nella Peralbi. Tua concessione buonasera. Di moderazioni compulsiva, sì. Taro, non hai ancora dato la moderazione a Urien? Ma Urien, veramente ci stiamo corteggiando a vicenda, però facciamo... Ci state corteggiando, sì. In una fase così. Sì, sì, in quella fase di... Sì, io faccio il prezioso perché ho 2000 follower e non vado a moderare chiunque. Lui invece dice, io c'ho un passato di 15 anni di moderatore e mi sono stufato. Capito? Ma bannatelo. Infatti voglio bannare tutto, capito? Live 8 dicembre, ecco, lì di età, ecco, ricordiamo live dell'8 dicembre, esatto. Stanno ancora conoscendo. Non so, stiamo fatto 100 giochi insieme, vedete così. Invece con Yuri subito ci siamo fatti moderatori a vicenda. Ma è stata così, a prima vista. Esatto. Ora andare. Torna a farmi visita ogni tanto, stellina. E non è neanche geloso, stellina. Yuri. Che mi modero qualcun altro, quindi. No. Su questo è aperto. I rapporti quelli migliori questi. Sì, ma che dite? Silenzio. Silenzio. Ah, vai, dai. Lidietta non guarda le mie live, meno male. Allora. Comunque, intanto salvo, che sennò ho sempre paura che mi si spegne tutto. Salvo. Sì. Io possiamo sempre suggerire di dare un'occhiata ai VOD, Un'occhiata, sì, infatti, un'occhiata, dovrebbe darla. Tanto l'otto viene lì. Tanto finché arriva, ma Lidietta sa che finché sono maschi si scherza. Però se faccio una cosa del genere con, che ne so, con ragazze streamer, già comincia a essere problematica. Mi fate vedere Leighton e Phoenix. Urien deve andare a cucinare al brush. Certo, il nostro che sta aspettando il prossimo gioco. Sta aspettando. Dai, ci siamo, dai. Che me consigli? Di per via sta bambola? Che non so dove andare. Me lo ricordo. Non mi ricordo.
E io che ti pago a fare, non ricordi nulla. Perché ci sono ancora dei luoghi da sbloccare, più che altro. Ah, e come li sblocchiamo? Che non si è sbloccato niente qua. Ciao Spiderman, come stai, caro? Un SO al caro Spiderman, per favore. Anche se non streamo da un po'. Come stai per Albi, a proposito? Ce la farò, a decidere cosa fare. Vado ad esplorare un po' a caso, vediamo se trovo qualcosa. Se viene in mente qualcosa. Io devo trovare una bambola per fare una bambola voodoo, Yuri. Ti rendi conto cosa stiamo giocando? C'è anche una macchina per i suicidi di Futurama qui. Hai mai visto Futurama, Yuri? Sparito Yuri, non ci sta più. È stato bello, mutato, si è mutato, Yuri. Se n'è accorto che è mutato. Scusate. Scusate. Che giovane porti. Comunque sì, ho sì, certo che ho visto Futurama. Ecco, c'è la cabina dei suicidi come citazione. Questo l'abbiamo proprio... Qui c'è il pentacolo dove dobbiamo fare cose strane, ma ci manca la bambola. Dove troviamo la bambola qua? C'è una mandragora, vale come... No, non vale. Si chiama The Wardrobe, un'avventura grafica. Spider-Man, ma è molto bella, piena di citazioni. Hai provato c'è anche Aku di Crash Bandicoot. Mandragora di Harry Potter. A mettere insieme qualcosa, Che metto qua? Devo mettere i capelli. Devo mettere i capelli con la bambola, teoricamente. Però non metà la bambola. Non ce l'hai, eppure qualcos'altro. Prova a mischiare qualcosa. Perché c'è qualcosa da sbloccare, non ricordo. Non capisco cosa. No. C'è anche lettera d'amore. Peroncino, plutonio, senso, plutonio. Perché c'era qualcosa da fare plutonio. Non mi ricordavo che c'erano tutte queste cose. Ha detto cose che ha detto? Sì. Non vedo come. Ah, non mi la fialetta è piena. Ah, la fialetta è piena, quindi devo svuotarla in qualche non modo. Dove tu voglia dove, andare però a parare. Quindi devo mettere l'assenzio dentro alla fiala qua. Sicuramente, però come, quando e perché non si sa. Conosci il gioco, ok. Oh, Go Wesker, come ciao, stai? Boomer. SO, SO anche a Go Wesker, per favore. Io ti sento, Yuri, così. Io ti vedo, come avatar, io ti vedo, Yuri. Lettera d'amore per Lidietta. Mi hai evocato qui col tuo rito attimo, spiritico. Lo estrapolo dal gioco, lettera d'amore, e la porto l'8 dicembre a Lidietta. Ovviamente riesco a trovarti live, sì. Sì, è un bel gioco. Peccato non so che devo fare, devo trovare una bambola. Allora. Ma starà a casa? In una casa la bambola. Taro che romanticone, sì. Non so assolutamente cosa devo fare per trovare sta bambola. Forse lo sa Delux. Magari lo sa Urien. Si ricorda. Allora, io ricordo. C'ha la bambola del coniglio, non compensa. L'unica cosa che ricordo è che qua dovevi fare. Dovevi magnetizzare la cosa. Devo magnetizzare la calamita. Non ci tengo a farmi e serve la batteria. La batteria con qualcos'altro che non ricordo. La batteria col magnete, vediamo un po'. Forse potrei essere in grado di alimentare il disco. No, serve la batteria. Non così. Era con qualcosa che non hai trovato. Strada non abbiamo sbagliata. Trovato ancora. Però non so, non ricordo. Stava in un punto ancora non scoperto in basso a sinistra. E come ci vado? Parlavo con qualcuno? Proprio oggi non tanto, influenza sta avendo un po' la meglio. Ai, stasera devo Baldur sgatare. Ah, stasera vai di Baldur's, bravo. Vabbè, ti riposi. Poi c'è una io pianta... Io non ho beccato malanni di stagione. Beato te. A me mi becca sempre... A me mi beccano sempre quando non vado al lavoro. Quindi... Ah, perfetto. Esatto, volevo fare un po' di malattia ogni tanto. Tutto l'anno, manco un giorno mi sono preso, mi so. Qui c'è praticamente qui Yuri, devo andare su questo ritratto a toglierlo, ma ci sta pianta di Super Mario che mi blocca, non so che devo fare. Tanto che gioca decisamente non è una buona no, idea. No, qua ancora. Seguitevi Go Wesker e Boomers che state portando entrambi Baldur's Gate, mi raccomando. Che c'è vicino alla porta? Che c'è vicino alla porta? Un Vespasiano o una chitarra? È un entrambi, un orinatoio chitarra. È un orinatoio. Cos'è? Ha detto che praticamente fa la pipì e suona, ha detto, però non può farla perché è un teschio. Ah, è uno scherzo. Certo, ci credo. Presa al day one e con viaggio a Tokyo si riuscì a metterci mano. A viaggio a Tokyo, beato te. Ora quando si può, lo si tocca tutto per bene. Stupendo, no, Baldur's Gate è veramente un bel gioco, veramente. E niente, qui non posso fare nulla. Devo elettrizzare la calamita. Come posso elettrizzare sta calamita? Qualcosa che non, proprio non ricordo. Ci manca tutto per fare tutto. Ci manca tutto per fare tutto. Ecco. Ci manca una guida. Questo è poco. Deve prendere prima. Il così buon poi Chuck, fa figura. Il buon Chuck ha già catturato tutti i Pokémon con il telefono fisso di casa. Cioè, che vuol dire? Non conosco la cheat.
Però se Tokyo immagino sempre. Infatti ci voglio andare prima di morire, voglio andarci a Tokyo, ragazzi. Il buon Chuck. Raga, questo è quello del. Questo è, non è del castello errante di Owl, questo in fondo. Sì, adesso sì, l'ho sì. visto. Zaddy, sì, vedi. I tre fratelli orco sono i. Meglio non intromettersi in certe faccende private. Cioè, questo è di Undertale, gioco. Questo qua. Non so se ci avete giocato. Non voglio nessun LV da te, sono un tipo acido. Tara, abbiamo prenotato 4 anni fa. Ho dovuto aspettare gli anni. Ah, pensate. Che era successo dove? Dove, Andrew? Una domanda troppo generica. Che era successo dove? Quando? Perché? Ragazzi, io sogno Tokyo da quando avevo 6 anni e quello ho visto lì. Ancora me ne non me ne capaci. Intendo. Non me ne capaci. Presumo. Adesso è bella. Ah, sono bloccato perché non so. C'ho tante cose che devo fare. Devo magnetizzare questo disco perché mi serve calamitato. Poi devo fare una bambola voodoo, ma non trovo la bambola. E poi altre cose. È ribloccato, solo a me è successo. Ah, ti sei bloccata la live, pensavo eri bloccato sul gioco. No, no, la live gira, io l'ho vista. Gira, gira. Chuck Norris ha cucinato un uovo sodo semplicemente nel collo delle sue mani, questo lo immaginavo. Ah, già catturato tutti i Pokémon con il telefono di casa. Cioè, mosta, è partito con le freddure, Ghirito. Cioè, l'ultimo, che sta dicendo? Non essere triste, in realtà io capisco perfettamente la tua scelta. Questi parlano di, vita. Di come mangiare i bambini, questi qui. Sul serio? I poteri di Chuck Norris ormai sono leggendari. Ma ci sei ancora, Uriam? E questo sarebbe il massimo che riesci a fare? Sì, sì. È che non ricordo proprio dove trovare le cose, perché ricordo bene o male le cose. È buggato. Sì, la rosa della... Era la rosa della... Nel vedere la Margherita mi sto muovendo come lei. Chiamate l'ispettore Gallo. Anche no, Gallo, sì, anche no Gallo. Boomerland, l'ispettore Gallo. Mamma mia. No, ma non è che devo chiamare col... Tra l'altro devo pure chiamare col telefono, ci mancano i soldi, cioè ci manca tutto. La batteria, poi dagli la batteria, ma tanto... Ognuno di aspetta, noi... c'ho un'idea, aspetta. Mi è venuta un'idea fulminea. Non è che devo ancora usare sto coso? Per magnetizzare questo? Mi ci fa entrare... Lo fa qualcos'altro con il Caterpillar qua, come si chiama? Sì, qui ti manca una cassetta. Però non ricordo neanche quella dove prendere. Ci manca pure la cassetta, cioè tu qualsiasi cosa manca. Sei consapevole? Ecco perché dicevo gira, perché c'è ci sono da trovare altre cose. Sì, ok, abbiamo esplorato tutto. Sei sicuro? Ma sto consigliando a tutti. Come è che sta consigliando anche a tutti? Lo sgabuzzino, okay. Sicuro che hai visto tutto? Sicuro ecco. Non ha visto tutto, ma questo è il punto critico di questi giochi, quando uno si inceppa e diventano... Ci sono anche parecchie cose, pure sopra sta casetta, ricordo ci sono altre ho cose. Ho visto da fare, dove si trova la bambola, era accessibile una casa in festa? Boh, andiamo un attimo qua. La bambola qua. Era accessibile nella casa in festa, sarebbe questa la casa in festa? Sì. Esatto. Stanno a fare la festa di là festa con è? DJ, no, di là stanno a fare il DJ, c'è un altro punto. Prova a cliccare tutto con tutte le interazioni, la solita cosa, no? Non direi. Non direi, raccogli non certo direi. Certo che con un casco del genere impennare sullo scooter avrebbe tutto un altro sapore. Vabbè. Chi non conosce Master Chef. Non sto parlando. Il talento di cucina, esatto. Arrivano i rossi! Va bene. Scusami, quello era un altro video. Ci vorrei andare in Giappone, sicuramente. Piccolo ragazzino impertinente. Ha un grande futuro davanti a sé. Trovato l'ho già fatto. Ti diverti, eh? Tyler non mi voleva fra i piedi e mi ha chiuso qui. Dovevo è stato pur un momento in cui i prezzi sono saliti. Tempo. Ora un po'. Tyler? Mio fratello maggiore ha organizzato lui la festa. Senti, ma io devo andare in Irlanda. Bellissima l'Irlanda. Ho pensato che sarebbe stato divertente. È Boomersland. Boomersland Irlanda. Sta in Irlanda. Fossi stato al tuo posto. Roma, in Irlanda. Che zona dell'Irlanda, Boomersland? Pure personaggi cartoni come Ghostbuster, bellissimo. Sì, sono tutte le citazioni per Albi. Vi ricordo l'appuntamento l'8 dicembre, ragazzi, alle 10:30. Ah, proprio Dublino. Cervello. Ti invito a farlo. Come mai? Sei sicuro che devo fare tutto qua? Però ecco, la cosa più vistosa, esatto. Ma prova tutto su tutto. Vabbè. Ha detto non me la fa raccogliere, che ne so la posso spostare, dai, cioè, insomma. Lo so, la fregatura sta sempre lì, devi provare. Questa è la fregatura di questi giochi. Tutte ed le è il azioni. Motivo per cui alla lunga mi
cioè okay. Io li abbandonavo. Allora, bambola voodoo incompleta. Che altro gli devo fare? Poi devo metterla nel pentagono malvagio là. Allora, cos'è che gli manca guardandola? I capelli? Gli ha torti. No. Ah, lo spillo pure, lo spillo. Dove lo prendo lo spillo? Sì, mo, quello mo ricordo davvero. Cerchiamo di fare la parte da bambola e poi passiamo all'altro gioco, dai. Allora, c'è Delux, spillo, intanto si spoilerà tutto Delux. Lo spillo. Dove può stare uno spillo? Che non vorrei che in fondo si prende quella calamita, però direttamente non mi ricordo. La calamita come si magnetizza? Non mi ricordo, facile che non... Ma come si magnetizza? La calamita devi trovare un filo di rame, però non ricordo dove sta il filo di rame. Vabbè. È un problema. Perché qui c'è la festa. Provare cose. La festa da far vedere a Yuri qua. Sì, dai, poi chiudo pure io, ragazzi. Mi piace, c'è pure il DJ. Guarda. Continuiamo la prossima volta. Uri ha detto anziano sto DJ alieno. Sì, sì. Anziano, sì. Va bene, ci sta abbandonando il signor Urien. Quindi salviamo. Ha detto Memento è bellissimo, non si ricorda nulla. Ciao, cioè, Urien, giocato due settimane fa, ricordiamo, dal signor Urien, giocato. Un pochino di più, dai, un pochino di più. 3 settimane.